A tutti i nostri ospiti e a tutti i nostri ascoltatori. Oggi è 30, non è 23 giugno, l'anniversario della scomparsa di Stefano Rodotà ricorre il 23 giugno. I motivi tecnici ci hanno portato a slittare di qualche giorno. E voglio subito dare il conto che abbiamo ricevuto parecchie comunicazioni. Pregherei tutti quanti, chi non sta parlando, di spegnere i microfoni perché c'è una interferenza. Voglio subito dare. E tra le varie adesioni, una la voglio in particolare segnalare, è quella dell'AICI e del suo presidente Valdo Spini, che partecipano con viva motivazione a questo nostro incontro. Abbiamo intitolato l'incontro 4 anni senza Stefano Rodotà, una riflessione e un confronto sul tema dei beni comuni. 4 anni senza Stefano, perché? Perché questo titolo, il senza? Proprio per indicare noi della Fondazione Basso che ci manca la sua presenza cordiale e accogliente, la sua interlocuzione sempre stimolante, che per decenni è stata per noi un punto di riferimento importante. Ci manca non solo il nostro ex presidente che tanto ha dato alla Fondazione Basso, ci manca il giurista innovatore, lo studioso appassionato, sempre curioso, che guardava in avanti e che ci ha fatto intravedere nuovi orizzonti del diritto con decenni di anticipo, dalla tecnologia al biodiritto, alla bioetica. Ci manca anche il politico, anche se devo confessarvi, ho una certa esitazione a usare questa espressione, per il rischio di confonderlo con i tanti che nella politica e di politica vivono, ma non certo per la polis o per la democrazia, come invece ha sempre vissuto Stefano Rodotà. E ci manca, quanto sarebbe utile averlo oggi, la sua serena visione laica, mai escludente e lontana da pregiudiziali contrapposizioni. Tanti argomenti avremmo potuto mettere al centro dell'incontro, ma abbiamo posto i beni comuni perché hanno appassionato particolarmente Stefano per quasi un ventennio, sia sul piano della riflessione, sia sul piano dell'azione. Egli ha speso tante energie nell'una dimensione e nell'altra, dalla presidenza della commissione ministeriale che nel 2007-2008 fu incaricata di redigere uno schema di disegno di legge delega per la riforma del codice civile in materia di beni pubblici, poi il referendum sull'acqua del 2011, gli interventi vari di sostegno al Teatro Valle e alla Fondazione Beni Comuni. Come noto, uno dei maggiori libri di successo, non tanto editoriale quanto tecnico, del giurista Rodotà, si intitola Il terribile diritto, studi sulla proprietà privata, fu pubblicato nel 1981 dal Mulino. Bene, nella terza edizione del libro del 2013, Rodotà non solo aggiunse una quinta parte dedicata a beni e diritti, intitolata Verso i beni comuni, ma per rimarcarne l'essenziale importanza che a questo tema assegnava, modificò anche il sottotitolo del libro. Il titolo rimase Il terribile diritto, ma il sottotitolo divenne Studi sulla proprietà privata e i beni comuni. Aveva dedicato tutta la vita di studioso a costituzionalizzare in concreto il tema della proprietà privata e ci indicava la necessità di superare i vecchi schemi che riteneva obsoleti, a cominciare dal tradizionale binomio
proprietà pubblica, proprietà privata. E aggiungeva, parlare di beni comuni oggi significa includere nella riflessione anche l'accesso alla conoscenza, ai diritti, alla democrazia, agire nell'interesse delle giovani generazioni, svincolarsi dalle logiche del mercato e del profitto. Ecco, in queste tre righe credo ci sia tutta la pregnanza del contributo dato da Stefano Rodotà su questo tema. E questo, aggiungeva, implica una diversa concezione della stessa cittadinanza per il rapporto che istituisce tra le persone, i loro bisogni e i beni che possono soddisfare i bisogni. E così tutto si modifica la configurazione stessa dei diritti, appunto da lui definiti di cittadinanza. Non dimenticava di sottolineare che il tema della proprietà è stato sempre conflittuale, a cominciare dai litigi sulla proprietà terriera nel 600, nel 700, quando in Inghilterra vennero confinati i beni e sottratti all'uso comune. Ma qui aggiungeva, ma badate, oggi il conflitto è ancora più generalizzato e forte, e non è solo questione di scarsità di beni, se li prendo io li sottraggo a te inevitabilmente, come accade per la terra, come accade per altri beni, per esempio per l'acqua. Si tratta di beni che non ammettono usi rivali. Qui non solo c'è questo, ma c'è anche una questione di potere e di profitto. E basti pensare alla conoscenza e quindi a internet, alle nuove sette sorelle che monopolizzano il mercato tecnologico, alla proprietà intellettuale che tanto si è estesa sulla ricerca e sui suoi usi. Basti pensare ai vaccini e ai conflitti che sono scoppiati e ancora scoppiano sui vaccini al di là della ipocrita apertura a tutto il mondo. La realtà è che i monopoli e gli oligopoli sono ben concentrati da un lato nell'Occidente e dall'altro nei due stati autoritari e forti dell'Oriente che sono Cina e Russia. Si tratta, per quanto riguarda i beni comuni, aggiungeva Rodotà, di beni che hanno attitudine a soddisfare bisogni collettivi e a rendere possibile la concreta attuazione di diritti fondamentali. E l'esempio è ovvio di questi mesi. Da un lato ricerca e vaccini, dall'altro un diritto fondamentale come quello della salute. Rodotà parlava di beni a titolarità diffusa, che appartengono a tutti e a nessuno, nel senso che tutti devono poter accedere ad essi e nessuno deve poter vantare pretese esclusive. E vanno amministrati questi beni muovendo dal principio di solidarietà. Ecco, un altro tema ricorrente negli ultimi anni della sua vita, il libro sulla solidarietà, edito dalla Terza e del 2014. Solidarietà anche in senso intergenerazionale, che comprende quindi una dimensione del futuro e l'interesse delle generazioni che verranno. In questo senso, davvero, quei beni fanno parte di un patrimonio collettivo e globale. E parlando dell'acqua, di tutta la battaglia sull'acqua, lo usava spesso come esempio, l'acqua che non può essere considerata una merce, quindi che va sottratta al profitto e non deve poter produrre profitto, ma anche la conoscenza, bene comune globale che non può essere oggetto di nuove chiusure, non recinzioni come quelle fisiche del 600, ma recinzioni giuridiche e tecnologiche. I beni comuni vanno sottratti alla logica dell'appropriazione perché vivono proprio nella logica della condivisione, rafforzano il legame sociale e insieme al tema del futuro ripropongono anche il tema dei diritti di tutti e quindi il tema della uguaglianza, non solo formale
ma anche della eguaglianza sostanziale. Perciò, diceva Rodotà, e qui chiudo, la sottrazione di questi beni al mercato è una questione capitale, perché i beni comuni sono irriducibili alla logica del mercato e indicano un limite, che non è solo quello posto dai rischi di un consumo scriteriato dei beni comuni e naturali, tipo aria, acqua, ambiente, ma pure a quello legata alla necessità di contrastare la sottrazione alle persone delle opportunità offerte dalla innovazione scientifica e tecnologica. E in questo senso si collega direttamente non solo al grande tema dell'uguaglianza, ma anche all'altrettanto grande tema delle libertà per tutti. Noi oggi abbiamo degli specialisti, dei competenti coautori insieme a Rodotà della elaborazione di questi beni, e man mano li sentiremo in ordine, così come nella locandina le abbiamo indicati in ordine alfabetico. Però voglio fare un'eccezione con il consenso di tutti, perché ci sono due dei nostri interlocutori, giuristi come Stefano Rodotà, che al tema hanno dedicato studi e lavori, e beh, qualche volta anche magari qualche piccola polemica, perché, viva Dio, siamo laici, pluralisti, non abbiamo pensiero comune, anche se tutti siamo orientati nella stessa direzione, possiamo avere anche opinioni contrastanti. Perciò darei la parola a Luigi Ferraioli e dopo a Ugo Mattei, che sono tra i collaboratori alla costruzione di questa nuova categoria, più rappresentativi nel campo del diritto. Grazie a voi. La parola a Luigi Ferraioli. Grazie Franco. Sì, io penso che siamo tutti d'accordo nel registrare la rilevanza ormai ineludibile della categoria dei beni comuni, dei beni fondamentali, come categoria, diciamo, fondamentale, essenziale del costituzionalismo del futuro, in gran parte del futuro, anche se non ancora del presente. E cioè siamo tutti d'accordo con l'idea che non sono più sufficienti i diritti fondamentali e la loro logica individualistica a fronteggiare le grandi sfide globali, le devastazioni ambientali, le minacce nucleari, le pandemie, e quindi la necessità di apprestare vaccini e cure in tutto il mondo. Non sono più sufficienti, non è più sufficiente la logica dei diritti, e la categoria dei beni comuni, dei beni fondamentali, è una categoria che va affiancata a quella dei diritti fondamentali. Ma ci sono per l'appunto delle differenze sul modo di concepire, sulla nozione dei diritti fondamentali, differenze che riguardano per l'appunto la nozione teorica. Direi che si possono distinguere una nozione assai estesa e una nozione assai più ristretta. Secondo la nozione più estesa, l'espressione beni comuni designa una pluralità di valori benefici tra loro molto eterogenei. Credo che l'esponente più illustre e più noto di questo orientamento è precisamente Ugo Mattei, che in quel suo libro di ormai 10 anni fa, Beni comuni, un manifesto, parlava dei beni comuni come beni non oggettificabili, che non sono cose, in cui il soggetto è parte dell'oggetto, secondo una condizione olistica che esclude precisamente la ontificazione, identificazione con oggetti empirici dei beni comuni, al punto che identifica tra i beni comuni il lavoro, il diritto, la ricerca universitaria, e analogamente Hart e Negri, in quel volume Comune oltre il privato e il pubblico, sempre del 2010, con il termine comune, dice Negri, e si
intende tutto ciò che si ricava dalla produzione sociale, che è necessario per l'interazione sociale, e quindi non soltanto i beni naturali, ma le conoscenze, i linguaggi, i codici, l'informazione, gli affetti e così via. Secondo la nozione più ristretta, che io ho formulato più volte, i beni comuni sono invece le classiche res communes omnis, omnium elencate da Gaio, naturali iure omnium comuni assunt illa, aera, acqua, profluens, mare, e cioè una lunga lista di beni, che peraltro sono beni naturali, la cui scarsità intervenuta per il capitalismo predatorio che ormai ci governa ha trasformato ormai in beni non più comuni, ma beni in gran parte, pensiamo all'acqua potabile, mercificati e privatizzati. E in questo senso più ristretto, i beni sono cose e rientrano perfettamente nella nozione di beni definita dal nostro codice civile, l'articolo 810. Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti, precisamente sono beni patrimoniali, i beni che sono oggetto di quel terribile diritto, appunto, a cui Stefano ha dedicato il suo bel libro sul terribile diritto, sono per l'appunto le merci oggetto di diritti patrimoniali, sono beni fondamentali e specificamente beni comuni, i beni vitali che sono oggetto di diritti fondamentali, non soltanto i beni vitali naturali come l'acqua potabile, l'aria, i ghiacciai, le grandi foreste, ma anche i beni vitali artificiali come i vaccini, i farmaci salvavita, l'alimentazione di base, la rete, internet, cioè che sono per l'appunto beni artificiali. E io aggiungerei anche una terza categoria nei cui confronti occorre predisporre garanzie, che è quella dei beni illeciti, non vitali ma micidiali, come sono le armi nucleari, le armi, in generale i rifiuti tossici, le scorie radioattive, eccetera. Questi sono beni nei cui confronti occorre che il costituzionalismo appressi garanzie di non lesione attraverso divieti di produzione. Ecco, dico subito, per evitare equivoci, che nessuna di queste due concezioni può essere considerata vera o falsa. Ci troviamo di fronte a dei concetti teorici che, diversamente dai concetti dogmatici, come per esempio il mutuo, il comodato, l'omicidio, le cui definizioni sono definizioni lessicali ancorate alla interpretazione del linguaggio legale, sono costruzioni teoriche frutto di definizioni stipulative che sono più o meno adeguate alle finalità esplicative per cui sono costruite e dunque vanno scelte, decise in funzione di queste finalità e soprattutto, aggiungerei, in funzione delle garanzie che sono idonee a suggerire. E allora dobbiamo domandarci qual è la definizione teorica più utile di beni comuni perché più adeguata allo scopo di garantire tali beni. A me pare che sotto questo aspetto, puramente pragmatico, è più utile una definizione ristretta. Il difetto di una nozione troppo estesa confonde infatti in un unico definendum domini empirici diretti diversi, violando quella che è una classica regola formulata da Carnap, secondo cui in una definizione l'oggetto non può consistere in domini empirici diversi, come per l'appunto le cose, i diritti, i servizi e perfino valori come il sapere e la cultura. Questa indeterminatezza semantica rischia di rendere scarsamente utilizzabile questo concetto, che sì, naturalmente può essere utile sul piano politico, confina sostanzialmente con l'idea di bene comune, però è scarsamente utilizzabile a suggerire tecniche di garanzia, come è precisamente viceversa avviene per la nozione più ristretta, che consente di formulare garanzie specifiche, in particolare per esempio il demanio, un demanio costituzionalizzato, non un demanio per legge che, come sappiamo, è stato violato attraverso la legislazione, un demanio costituzionalizzato, un demanio planetario che sottragga alla mercificazione, alla protezione privata, al mercato beni vitali e naturali e beni fondamentali come i farmaci salvavita, i vaccini che devono essere prodotti e resi disponibili a tutti da parte della sfera pubblica. Cioè la nozione ristretta
credo che faccia della nozione di beni comuni, io direi beni fondamentali perché ci metterei anche beni sociali, beh, insomma, non voglio complicare il discorso, i beni comuni sono sicuramente la categoria più rilevante di questa categoria. Ecco, in questo senso dobbiamo riconoscere che la categoria dei beni comuni impone un salto di qualità, un salto di civiltà, direi anche, nel paradigma stesso della democrazia costituzionale. Perché dobbiamo riconoscere che il linguaggio dei diritti fondamentali è un linguaggio inadeguato ad affrontare le grandi sfide globali dalle quali dipende il futuro dell'umanità. E questo perché i diritti fondamentali, come tutti i diritti soggettivi, esprimono una logica individualistica e per un verso i singoli individui non sono certamente in grado, per la loro impotenza, di fronteggiare, per esempio, il problema della devastazione ambientale e del riscaldamento climatico, e per altro verso gli stessi soggetti non avvertono come una minaccia ai loro diritti le devastazioni ambientali o, per esempio, o che so, la crescita degli armamenti nucleari. Non c'è una sensibilità legata alla percezione di essere privati di una proprietà comune in presenza, per esempio, di una cementificazione, desertificazione, deforestazione. Anzi, le persone magari si illudono, pensano di essere futuri beneficiari di future lottizzazioni. Dunque è necessario associare alla categoria dei diritti fondamentali la categoria dei beni comuni, dei beni fondamentali come non meno importanti, perché oggi aggiungerei tutte le grandi sfide dalle quali dipende il futuro dell'umanità hanno a che fare con i beni, come le devastazioni incontrollate dei beni vitali naturali da parte del mercato, il riscaldamento climatico, appunto le deforestazioni, come insufficienza e non distribuzione dei beni vitali artificiali come i vaccini, i farmaci salvavita, l'alimentazione di base e come minaccia ad opera di beni illeciti, non vitali ma al contrario micidiali come le armi nucleari, le centrali nucleari, le armi convenzionali, la produzione e l'emissione di rifiuti tossici. E dunque l'espansione del paradigma costituzionale in direzione dei beni fondamentali, dei beni vitali da un lato e contro i beni micidiali dall'altro, e insieme un'espansione del paradigma costituzionale a livello sovranazionale nei confronti dei poteri che contano, che ormai si sono spostati fuori dai confini nazionali. Il costituzionalismo statale, nazionale, si è rivelato impotente a fronteggiare le grandi sfide che hanno a che fare con l'assenza di limiti e vincoli a poteri ormai di carattere globale, non soltanto politico, ma soprattutto economico e finanziario. E dunque la grande sfida rispetto alla quale l'anno scorso abbiamo ipotizzato un movimento d'opinione diretto a, diciamo, a promuovere una Costituzione della Terra. Una Costituzione della Terra che stabilisca limiti e vincoli a livello sovrastatale, produca cioè una rifondazione del patto di convivenza stipulato con la Carta dell'ONU e con le tante carte dei diritti di carattere internazionali che sono rimaste sulla carta, tanto vistosamente lesi quanto proclamati e comunque ineffettive, in assenza di istituzioni e di funzioni di garanzia alla loro altezza. Il problema oggi vitale, necessario ed urgente, è precisamente questo salto di civiltà, l'allargamento del paradigma costituzionale delle nostre democrazie ai poteri sovrastatali nei confronti dei poteri privati, a garanzia non soltanto dei diritti fondamentali, ma anche dei beni fondamentali e contro le minacce rappresentate dai beni illeciti. Naturalmente non ci facciamo illusioni, siamo tutti ben consapevoli del carattere in apparenza utopistico di questa prospettiva. E tuttavia io credo che la vera utopia consista nel ritenere che la realtà possa rimanere così com'è senza andare incontro a catastrofi. E che sotto questo aspetto, e sono convinto che su questo siamo tutti d'accordo,
Un compito della cultura giuridica e della cultura politica è mostrare che una risposta razionale e realistica nel senso bayesiano, contro la società selvaggia dei lupi artificiali, oggi ben più potenti dei lupi naturali contro cui Hobbes teorizzò il contratto sociale, è una risposta che proprio la cultura giuridica e la cultura politica può formulare utilizzando precisamente le categorie del costituzionalismo su cui si sono fondate le democrazie nazionali. Al di là, diciamo, dei dissensi terminologici sull'estensione maggiore o minore della categoria dei beni comuni, penso che questo sia un obiettivo sul quale tutti possiamo d'accordo, ma su questo spero adesso di sentire appunto le diverse posizioni di Ugo Mattei. Molte grazie. Grazie a te Luigi e passiamo subito la parola a Ugo Mattei. Bene, grazie a tutti, grazie a tutte. Naturalmente è un grande piacere essere stato invitato ed è un momento, per me è stata una settimana, devo dire anche prima, del 23, è stata una settimana di grande riflessione su Stefano. Non che abbia mai smesso di pensarci, perché devo dire mi manca moltissimo. Ma proprio perché immaginavo che insomma si sarebbe dovuto arrivare a un certo punto a una riflessione di che cosa Stefano avrebbe potuto pensare in una situazione come quella che si è venuta a verificare. Che cosa possiamo imparare dalla sua lezione oggi? Che cosa i beni comuni ci hanno fatto vedere? Insomma, sono tutte questioni molto, molto delicate e molto importanti. E naturalmente bisogna fare molta attenzione a non cercare di arruolare Stefano nell'uno o nell'altro campo della discussione che è in corso nel paese, che è una discussione tutto sommato, io credo, su quelle che sono le condizioni del costituzionalismo liberale in Italia, non soltanto in Italia, e quale ruolo i beni comuni hanno all'interno della ricostruzione di forme di democrazia che siano capaci in qualche modo di rappresentare i bisogni della collettività. Io ho affidato, ho scritto un lavoretto che ho affidato a una rivista che si chiama L'Italia Libera, edita da Igor Staglianò, l'ho messo online, poi magari vi mando anche un link. Ma oggi volevo appunto provare a entrare proprio un pochino più specificamente, come mi è stato chiesto, nella questione dei beni comuni e in questa, diciamo, contrapposizione che tra una visione restrittiva e una visione espansiva della nozione di beni comuni, se possiamo dire così. Io lo faccio da una posizione, devo dire, davvero privilegiata, perché ero con Stefano nel 2005, quando abbiamo incominciato, quando abbiamo all'Accademia dei Lincei è iniziata l'esperienza e la vicenda italiana del diritto dei beni comuni. Poi sono stato il suo vicepresidente nella commissione Rodotà e poi sempre, diciamo, fino all'ultimo siamo stati vicini insieme in questa battaglia, anche non di rado in posizioni politicamente dialettiche. Quindi non c'è, come dire, sebbene io lo considerassi e lo consideri tuttora un mio maestro politico e ne abbia in qualche modo cercato di mantenere viva la memoria anche attraverso il lavoro che abbiamo fatto come Comitato Rodotà dal 2018 per ripresentare per l'ennesima volta dopo 10 anni il disegno di legge che avevamo provato, che avevamo consegnato all'allora ministro, non era più Mastella perché se n'era andato, ma insomma ai tempi del governo Prodi. Abbiamo provato a ripresentare, abbiamo raccolto le firme, abbiamo ripresentato il disegno di legge delega tale quale e il Comitato Rodotà ha sicuramente fatto ripartire la discussione sui beni comuni in Italia in questa fase, tant'è che oggi ci sono ben 3 disegni di legge in Parlamento, uno dei quali anche inquadrato, incardinato adesso nella Commissione Giustizia e nella Commissione Ambiente, insomma. Il travaglio di questo parto terribilmente faticoso dell'introduzione di una nozione di beni comuni nel codice civile in qualche modo sta continuando. Intanto, secondo me, il perché sia un travaglio così difficile, perché ci voglia così tanto tempo
a far passare una riforma del codice civile che sarebbe davvero molto importante, proprio dal punto di vista sistemico, non soltanto per l'introduzione di una nozione in più, no? Di una nozione cuscinetto, se vogliamo, come quella di beni comuni, fra l'idea della proprietà privata e l'idea della proprietà pubblica, ma proprio dal punto di vista dell'introduzione della nozione di generazioni future, che sta all'interno della definizione di beni comuni, che vanno, ripeto, collocati fuori mercato e governati nell'interesse delle generazioni future. Questo aspetto definitorio è molto importante perché introduce la dimensione del lungo periodo nella prospettiva civilistica. E soprattutto oggi che così tanti luoghi, che è in corso un dibattito molto importante sui diritti delle generazioni future, sulla loro soggettivizzazione, sulla soggettivizzazione della natura, dei fiumi, eccetera, sarebbe un punto estremamente avanzato quello di una cultura giuridica come quella italiana che riuscisse a introdurre nel cuore del diritto dei beni l'idea delle generazioni future, che sostanzialmente sposta il baricentro rispetto al gioco a somma zero tradizionale della giuridicità occidentale, no? Per cui o ha ragione l'attore o ha ragione il convenuto. L'introduzione dell'idea di generazioni future nel codice civile consentirebbe di dire che alcune volte non ha né ragione l'attore né ragione il convenuto, ma c'è una posizione terza, no? Una posizione di interesse generale, di interesse di chi ancora non c'è, che deve prevalere nell'interpretazione del diritto privato. E questo, guardate, che è un punto molto importante perché significa introdurre una sorta di innesto nella pianta del diritto civile, un innesto benefico, perché il nostro diritto civile dalla modernità ad oggi si è sempre sviluppato con una mentalità e con una logica del tutto estrattiva, con una logica per cui i beni materiali, la natura sono da porsi al servizio dell'umano in funzione produttiva. E questa visione estrattiva, che era del tutto giustificata all'inizio della modernità, date le condizioni economiche della produzione all'epoca e anche date le condizioni dello sviluppo sociale, oggi non ha più alcuna ragione di esistere. Per cui noi oggi, che abbiamo bisogno di rammendare i nostri beni comuni e di destinare capitale importante a questa opera di rammendo, ci troviamo invece con delle norme privatistiche che continuano ad avere, ad assumere lo stesso rapporto fra beni comuni e capitale che c'era all'inizio della modernità. Quindi il passaggio di introdurre i beni comuni nel codice civile, a mio modo di vedere, sarebbe molto importante, perché da un lato costituirebbe un innesto benefico all'interno di un codice civile, proprio un po' come quando innesti una pianta di ciliegio, no? Metti un rammettino buono e poi dopo rendi tutto l'impianto incrementalmente migliore. Ma dall'altra costituirebbe un contributo importante della cultura giuridica italiana al dibattito internazionale su queste su questa materia, cioè sui limiti del diritto civile, del diritto privato, così come concepito oggi in una dimensione di breve periodo. Quando avevamo iniziato il lavoro sui beni comuni nel lontano 2005, l'idea fondamentale era un'idea strettamente costituzionale, e questo è molto importante, nel senso che noi avevamo osservato uno sbilanciamento insopportabile nel costituzionalismo liberale fra quelle che sono le tutele e le garanzie a favore della proprietà privata, la quale può essere espropriata soltanto a seguito del rispetto della riserva di legge del pagamento dell'indennizzo, rispetto alla proprietà pubblica, la quale può essere invece privatizzata al di fuori di qualsiasi situazione di giustiziabilità. In altre parole, fa parte del potere inerente alla politica, in particolare alla maggioranza che sta governando, quella di privatizzare beni pubblici, senza che i soggetti che vengono in questo modo espropriati pro quota di quel valore che prima era pubblico e poi diventa privato a seguito di un processo di privatizzazione abbiano alcuna voce in capitolo e possano provare a ottenere giustizia, mettendo per esempio in discussione la pubblica utilità di una privatizzazione o le forme attraverso le quali questo è avvenuto. Quindi questa mancanza di giustiziabilità delle privatizzazioni aveva dato vita in realtà alla nascita della Commissione Rodotà.
al convegno di Roma del 2005 questa cosa era emersa molto chiaramente, la cultura giuridica li l'ha accolta all'epoca, stiamo parlando di personaggi della portata, c'era Guarino, c'era Falzea, c'era Rescigno, insomma stavamo parlando di personaggi di grande spessore, Giovanni Conso, avevano tutti convenuto sul fatto che fosse necessario un qualche tipo di garanzia che consentisse la giustiziabilità delle privatizzazioni. Eravamo nella prima parte della critica alle privatizzazioni degli anni 90, eravamo di fronte a quel tentativo di liquidazione del patrimonio pubblico che andava sotto il nome di conto patrimoniale della pubblica amministrazione, e quindi in qualche modo lì la cultura giuridica aveva detto che bisogna cercare di creare degli argini. Da qui era nata la commissione Rodotà, che però era stata, come dire, aveva ricevuto dei limiti nel suo lavoro. Era una commissione ministeriale che aveva un compito, che era quello di riformare il titolo secondo del libro terzo del codice civile, e quindi noi avevamo un perimetro di azione molto circoscritto. E i beni comuni nascono in quell'ambito lì, cioè noi quando avevamo fatto il convegno del 2005 non avevamo pensato che sarebbero stati proprio i beni comuni a diventare la categoria del giuridico potenzialmente capace di introdurre un controllo alle privatizzazioni. Quello è successo durante i lavori della commissione. Cioè durante i lavori della commissione la discussione che è venuta fra noi ha portato a dire: ma qui serve una specie di categoria cucinetto. Non abbiamo, naturalmente, non eravamo in sede costituzionale, quindi non abbiamo la possibilità di introdurre dei limiti costituzionali alla privatizzazione dei beni comuni, ma possiamo introdurre dei limiti civilistici, sperando che attraverso la riflessione tassonomica, attraverso l'interpretazione, cresca una consapevolezza giuridica dell'importanza di rendere giustiziabili questi processi. Questa era un po' l'idea con cui sono entrati i beni comuni nella commissione Rodotà, e ci sono entrati in un modo anche dal punto di vista definitorio piuttosto preciso. Lì ha ragione Ferraioli quando dice erano delle definizioni, se vogliamo, di tipo restrittivo, minimalistico, nel senso che noi avevamo un mandato, li abbiamo definiti in chiave funzionalistica, quindi beni funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona. Lì la personalità di Stefano è emersa potentemente, perché poi dopo il legame, diciamo, beni comuni, diritti fondamentali della persona è stato ed è la cifra del cosiddetto costituzionismo dei bisogni, no? Di cui parlava Stefano. In altre parole, puoi avere dei diritti, ma se non hai dei mezzi materiali per rendere questi diritti esercitabili, hai semplicemente delle beffe sulla carta, no? E i beni comuni dovrebbero essere, in quella visione, erano dal punto di vista, diciamo, generale, quell'aggregato di beni che ci appartengono in quanto cittadini, che ci appartengono in quanto consociati, e che sono naturalmente il supporto anche economico all'esercizio dei nostri diritti costituzionali. Questa era l'idea forte di Stefano. Tant'è che poi successivamente nel dibattito di questi ultimi 15 anni quasi ormai dopo la commissione Rodotà, una delle cose che sono emerse è stato che la definizione di beni comuni di cui alla commissione Rodotà trascurava la dimensione del dovere. E infatti è stata proposta da più parti l'introduzione anche della categoria dei doveri, quindi beni funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, nonché dei doveri sociali di partecipazione, no? Perché in realtà anche l'apparato dei doveri, che trova fondamento nella prima parte della Costituzione, ha bisogno di una sua, come dire, di una sua materialità per poter essere esigibile, perché se tu devi essere cittadino, devi avere, come dire, il tempo di poterti occupare di politica, non puoi essere oggetto di costante sfruttamento, di costante, come dire, stress e pressione, per cui non hai tempo a pensare null'altro che alla produzione. No? Allora questi beni comuni dovrebbero diventare anche non soltanto mezzi per l'esercizio dei diritti, ma anche mezzi per l'adempimento di doveri. Questo secondo me è un punto importante che la riflessione successiva ha creato. Allora, in quel quadro teorico lì, noi avevamo fatto appunto una definizione che era funzionalistica e che comunque viveva, diciamo, accanto alla definizione tanto dei diritti della proprietà, diciamo, pubblica, quella che noi chiamavamo
bene ad appartenenza pubblica necessaria che dei cosiddetti beni pubblici sociali, no? Le altre due categorie che volevano restituire contenuto sulla base, voglio dire, di raccomandazioni che già Giannini aveva portato avanti, che voleva restituire contenuto a questa contrapposizione fra demanio e patrimonio, che è una contrapposizione, come sapete, non solo nata vecchia, ma anche nata senza dei connotati e dei contorni che siano giuridicamente giustificabili, cioè non si capisce effettivamente la differenza dove sia. Allora, in quel quadro lì nascono per l'appunto i beni comuni che poi dopo si politicizzano. E questo secondo me è forse il passaggio più importante che io vorrei stressare quest'oggi, a 4 anni dalla morte di Stefano: si politicizzano con il referendum sull'acqua. È stato con il referendum sull'acqua che la categoria dei beni comuni, che smette di vivere un'esistenza puramente, se vogliamo, giuridico-formale, giuridico-tecnica o giuridico-accademica, e diventa anche categoria del politico. E qui nasce, secondo me, questa sorta di doppio binario e anche di fonte, io credo, di parecchi fraintendimenti fra molte delle persone che stavano e che stanno all'interno della riflessione sui beni comuni relativa a quello che si stesse facendo. Perché è proprio sul piano della politica, e questo peraltro non è una cosa che riguarda solo i beni comuni, perché anche la proprietà, e qui le riflessioni di Gambaro da questo punto di vista sono sempre magistrali, anche la proprietà ha una sua tradizione tecnico-giuridica diversa rispetto alla tradizione politico-sociale, no? Sono delle narrazioni differenti, sono delle stratificazioni differenti, dei dibattiti differenti che utilizzano sempre lo stesso lemma proprietà, ma che gli consegnano dei significati che sono dettati dalla tradizione culturale all'interno del quale il dibattito si svolge. Ecco, anche i beni comuni hanno fatto un po' questo tipo di percorso, cioè sono da un lato categoria del giuridico in quanto tale, con delle sue necessità tecniche definitorie. Proprio l'altro giorno, sabato scorso, c'è stato un bel convegno organizzato dalla Società dei Civilisti Italiani proprio sui beni comuni, e abbiamo discusso con, c'era Guido Alpa, c'era Antonio Gambaro, c'era Maggio Maria Rosaria Marella, che è qui anche oggi, e tanti altri, abbiamo discusso proprio su questa questione dei confini definitori di una categoria per poter funzionare la tassonomia giuridica. Ma quella è una, come dire, sottotradizione problematica. L'altra tradizione problematica, per me importante, sulla quale voglio fare un paio di cenni in chiusura, è i beni comuni come categoria del politico, che prova a superare le contrapposizioni vetuste del costituzionalismo liberale. Cioè, qui sta, secondo me, il nodo politico. Io ritengo, e ho sempre ritenuto, e con Stefano su questo abbiamo dibattuto a lungo, e le posizioni di Stefano non erano affatto a sua volta nette, nessuno aveva la verità in tasca su questo, era davvero un genuino dibattito in corso, se effettivamente quei 26 milioni di persone che noi eravamo riusciti a far votare contro il disegno neoliberale, quei 26 milioni di persone non potevano essere più lette sulla farsariva contrappositiva centrodestra-centrosinistra. Cioè, quella contrapposizione formale, buona se vogliamo, per una stagione di costituzionismo liberale che si deve fondare e che si fonda su certi tipi di rapporti di forza tra pubblico e privato, ossia con un settore pubblico capace di governare in qualche modo i processi privati, decade, nel senso proprio del termine utilizzato da Camilla Vergara, per esempio, nel suo libro, no? Più recente, ecco, decade fino al punto da diventare pura ideologia. E i beni comuni smascherano in qualche misura la natura ideologica delle contrapposizioni fra centrodestra e centrosinistra in un quadro costituzionale trasformato violentemente dal cambiamento dei rapporti di forza generati dalla globalizzazione e quindi dalla situazione attuale. Allora, è qui, secondo me, che c'è la grande questione, ed è qui che è importante riflettere su cosa avrebbe pensato Stefano, perché il costituzionismo liberale, che già mostrava evidenti cenni di cedimento nel 2012, nel 2013, durante la vicenda della presidenza della Repubblica e della candidatura di Stefano portato dal Movimento 5 Stelle, e stagione nella quale Stefano a un certo punto ha
ribadito in modo molto chiaro la sua fedeltà ai riti del costituzionalismo liberale. Quello era stato in qualche modo un momento di tensione sicuramente, fra me e lui perlomeno. Ecco, quella stagione lì è però andata avanti parecchio e quindi io mi domando come si porrebbe oggi Stefano di fronte a una crisi della politica liberale o neoliberale che sembra davvero oggi terminale. Cioè, in altre parole, di fronte quanto dei diritti fondamentali, quanto delle categorie del giuridico liberali alle quali era affezionato, Stefano avrebbe potuto rinunciare sull'altare della pandemia, mettiamola così. Cioè, in altre parole, io credo ci sia stato e ci sia in corso, su questo naturalmente il mio parere è fortemente critico, anche di quel governo giallo-rosso, no? Che in qualche misura si pensava nel 2013-2014 avrebbe potuto essere l'orizzonte più avanzato della politica italiana e che sarebbe potuto essere il fronte che portava Stefano alla presidenza della Repubblica, quindi da questo punto di vista un governo amico, tant'è che noi pensavamo che si potesse rilanciare per esempio il disegno di legge Rodotà fino al gennaio del 2019. Ecco, il degrado che è avvenuto successivamente io credo che avrebbe portato forse a un ripensamento importante anche Stefano, ossia di come in qualche modo sia necessario costruire oggi delle categorie che restituiscano alla democrazia una sua capacità di mordere. Okay? E di qui mi vado a conclusione sull'ultima parte del discorso di Ferraioli, che è secondo me molto emblematica anche nella prassi, se vuoi, di come potevano andare o sono andate differentemente le cose. Perché tutto sommato la proposta di Ferraioli della Costituzione globale, chiamiamola così, è una proposta comunque che dimostra fede nella capacità della politica, nel senso del pubblico in qualche modo, di imporre controlli ai processi privati. Ed è quindi una soluzione proposta che va dall'alto verso il basso. Cioè mettiamo una costituzione economica globale di qualche tipo e riusciremo a risolvere i problemi globali che ci affliggono. Noi del Comitato Rodotà abbiamo invece cercato di percorrere una prospettiva opposta. Cioè dire non c'è spazio di recupero di una dimensione del pubblico che sia che diventi capace di governare i processi economici, quindi la democrazia rappresentativa non è da questo punto di vista riformabile perché è catturata definitivamente e quindi in decadenza da questo punto di vista, l'unico modo diciamo percorribile è quello di provare a costruire delle istituzioni giuridico, politiche, culturali, nuove ed alternative che raccolgano quelle forze che erano e costituivano in qualche modo la base sociale di quello che era stato a suo tempo il referendum del 2011. Cioè la prospettiva sostanzialmente dal basso della rigenerazione, della ricostruzione di istituzioni che sono a questo punto istituzioni del comune, cioè non sono più istituzioni pubbliche, non sono istituzioni private come le corporation, ma sono istituzioni del comune che provano a costruire una controegemonia che dal basso produca delle trasformazioni, delle capacità effettivamente di controllare i processi economici. Io credo che qui siamo in fondo a una grande separazione di mondi fra coloro che ancora credono fondamentalmente nella forza della contrapposizione tradizionali centrodestra centrosinistra e quelli che invece lamentano una decadenza della politica che diventa sempre di più schieramento ideologico su contrapposizioni tutto sommato vuote e provano invece a costruire delle rinnovate categorie che siano capaci di cogliere la fase materiale del capitalismo che stiamo vivendo. E qui Stefano davvero aveva scritto, ha lasciato delle pagine che a rileggerle oggi sono impressionanti, perché se uno legge le pagine di Stefano sul diritto alla salute, per esempio, sulla dignità che non può in nessun caso essere calpestata, sulla solidarietà da quel punto di vista lì, o legge le pagine ancora del 72 sul capitalismo della sorveglianza, ecco che questo si presta ovviamente, come tutti i grandi pensatori, ad interpretazioni molto diverse, ma ad interpretazioni che richiedono, come dire, una capacità di mettere in
discussioni le categorie portanti che troppo spesso sono diventati dogmi che non discutiamo più. E allora in questo senso io credo i beni comuni possano essere considerati non un tema, ma una visione del mondo. Ecco, vi ringrazio e mi fermerei qua. Grazie Ugo Mattei. Non sappiamo ciò che avrebbe oggi pensato e proposto Stefano, però intanto abbiamo una dei massimi costituzionalisti italiani come Gaetano Azzarriti, che per ordine alfabetico ha adesso la parola. Sentiamo la sua opinione. Grazie. Volevo fare due premesse alla luce di quanto ho sentito sia da Ugo che da Luigi. Io sono, come dire, credo che tutte le persone che hanno lavorato con Stefano sono state da lui altamente influenzate, che lo ricordano con affetto e si chiedono sempre cosa avrebbe detto oggi Stefano Rodotà. Ed è doveroso interrogarsi, però non è lecito rispondere. Perché lo diceva Ugo? Perché se no, lui credo che avesse detto il rischio di strumentalizzazione. La sicura strumentalizzazione di Stefano è l'effetto, non fosse altro perché Stefano Rodotà era un maestro sorprendente, cioè che ci sorprendeva, non banale, che ci interrogava problematicamente, che più che darci soluzioni ci poneva problemi, che era rigoroso anche nei suoi confronti. Quindi non credo che noi possiamo dare una risposta certa, se non la nostra risposta, alla luce dell'insegnamento di Stefano, di quello che avrebbe detto Stefano Rodotà, perché Stefano Rodotà oggi ci avrebbe sorpreso e avrebbe detto qualcosa diverso da quello che io, Ugo, Luigi o chiunque di noi la pensa. Volevo farvi degli esempi, poi magari ve li faccio, ma siccome ho poco tempo tralascio questa sua grande capacità di riflettere sul reale, di ragionare sul reale. Un accenno ve lo voglio fare, ma insomma lui è stato, oltre che il padre dei beni comuni, anche un altro nobile padre, quello della Carta di Nizza. Dopo che ha scritto la Carta di Nizza, ha fatto la lotta per la Carta di Nizza, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che tutti noi conosciamo. Beh, negli ultimi scritti, dico a memoria, ma queste sono le sue parole, lo ricorderete, diceva: l'Europa ha tradito la carta, ha rivoltato la carta, criticando in qualche modo non la sua carta, ma insomma sapendo, come dire, che la realtà poi influenza molto le nostre ricostruzioni. Quindi è giusto interrogarsi, però non è giusto rispondere a quello che avrebbe detto Rodotà. E anch'io, come chi mi ha preceduto e chi mi seguirà, dirò il mio pensiero sui beni comuni. La seconda osservazione la volevo riprendere da Luigi. Sono d'accordo con Luigi quando dice che i beni comuni sono una definizione stipulativa. È vero, devo dire anche questo, che in realtà il diritto, tutte le categorie del diritto sono definizioni stipulative. La nostra è una scienza fatta di parole, e che cos'è se non una definizione stipulativa? Che so, il negozio, il contratto, la personalità giuridica, e via elencando. E però, e questo è il punto, che siano definizioni stipulative non vuol dire, soprattutto alla luce dell'insegnamento di Stefano Rodotà, fatemi dire, che siano definizioni astratte. Sono anzi tutte categorie che in qualche modo hanno una valenza, questo mi ha insegnato Stefano, il mio Stefano Rodotà, ma spero anche il vostro, sono tutte definizioni stipulative, anche quella sui beni comuni, che hanno uno, una valenza politica, che dobbiamo considerare, due, una valenza teorica, o forse l'inverso, prima quella teorica e poi quella politica. Ora, vengo ai beni comuni, fatte queste due, secondo me, importanti premesse. Possiamo partire da un fatto che avete implicitamente detto, che è un fatto che credo che sia innegabile. La categoria dei beni comuni è una novità rivoluzionaria, sostanzialmente, che è stata introdotta da Stefano, dalla Commissione, da lui presieduta, coniata nel 2007, irrompe nel dibattito politico che non la conosceva. Non sto a fare a voi la lezione, perché non la devo fare, elaborata, sì, non creata dal nulla, elaborata essenzialmente rispetto a teorie statunitensi, di economisti statunitensi, e però la grande rivoluzione è che essa, i beni comuni, così come furono inizialmente formulati, forniscono un'interpretazione in chiave di teoria politica, di azione politica e di teoria giuridica,
È una legge di delega quella che venne proposta. Io qui devo dire, arrivando alla fine della mia riflessione, ma poi tornando indietro, quella che è la mia impressione. Anche qui credo che è la mia impressione, però se voi leggete le ultime cose che ha scritto Stefano Rotà, pensa al diritto ad avere i diritti, o anche al libro postumo Vivere la democrazia, beh, lui era piuttosto preoccupato sull'uso che ne era stato fatto del bene, della categoria, della definizione stipulativa, se vogliamo dirla così. Io ho l'impressione che si legga tra le sue righe, tra le sue ultime preoccupazioni, il timore che il dibattito fosse sfuggito di mano, perché in qualche modo tendesse a prevalere, non in tutti ovviamente, lui certamente no, in molti di noi certamente no, ma tendesse a prevalere il senso meramente evocativo dei beni comuni, rischiando di far venire meno la forza prescrittiva, precettiva, di rottura, la capacità di trasformazione dei rapporti giuridici concreti dei beni comuni. Lo voglio dire con delle esemplificazioni, anche qui per ragioni di tempo, ma mi sembrano molto chiare, alcune sono già state accennate. Il dibattito, distinguendo un po' schematicamente, perché spesso si sovrappongono, il dibattito politico, la discussione politica e la discussione teorica. Bene, Luigi lo diceva, quando è stato affermato da impegnati sindacati, oltre che da teorici, che il lavoro è un bene comune, bene, in qualche modo si è data una forma idealizzata del lavoro e si è tradito lo spirito del bene comune, perché il lavoro non è un bene comune, è un diritto soggettivo perfetto che deve essere in qualche modo tutelato sulla base di un diritto del lavoro che è stato sfasciato, diciamo, dagli anni Ottanta in poi. In qualche modo, come dire, l'attribuzione di un generico bene comunismo, uso questa espressione in termini del tutto atecnici, diciamo così, in qualche modo far venir meno il senso del bene comune. Tra un attimo vi leggerò quello che Ugo conosce bene, la definizione che fu proposta nella Commissione del Bene Comune, che è molto lontana da questa, di un bene, una, come dire, una teoria buonista di un sistema produttivo che in qualche modo deve considerare il lavoro bene comune, ma quando mai? E così ancora quando si afferma qualche cosa di generico, io devo dire, dal punto di vista politico molto spesso slogan l'Italia bene comune, slogan di un partito politico, come ricorderete quando si è presentato alle elezioni, ma anche il fatto di affermare per esempio che lo spazio urbano genericamente, che la città è un bene comune. Siamo sicuri? Cioè il bene comune è anche sono anche le abitazioni private? Lo spazio privato urbano deve operare entro logiche dei beni comuni o entro le logiche privatistiche e della funzionalizzazione della proprietà privata di cui all'articolo 42 della nostra Costituzione vi elencando? Anche perché, come dire, l'allargamento di questa categoria fa venir meno quello che invece è lo spazio in comune, che non è la città. Sono gli orti urbani, le piazze, i luoghi di ritrovo, tutti quei luoghi in qualche modo possono, devono essere utilizzati in comune. La mia abitazione, la tua abitazione non è un bene comune, è un'altra categoria giuridica ed altre caratteristiche. Devo dire che anche il dibattito teorico, e qui sarò veramente rapido per ragioni di tempo, e me ne scuso, in qualche modo ha fatto crescere una contrapposizione, un'interpretazione che favorisce, come dire, la indeterminatezza, la sempre più sfumata determinatezza della categoria concettuale, sfumandone il profilo, accentuandone il profilo polemico, ovvero quello etico, a scapito del profilo più propriamente giuridico. Io qui non voglio insistere molto, anche perché riconoscete quanto me, non si può in qualche modo attribuire al bene comune, come dire, una valenza di contrapposizione tra moderno e antimoderno. Perché in questo modo il bene comune diventa un bene decontestualizzato, destoricizzato. Il bene comune non è una pratica, non è l'unica pratica conflittuale. È una categoria giuridica che in qualche modo ha una sua valenza rivoluzionaria, vorrei dire, ma soltanto se viene considerata in quanto tale.
e non in qualche modo estesa, altrimenti il rischio di soggettivismo storico e strumentale si fa troppo incipiente e fa venir meno quello che è lo scopo anche politico, oltre che giuridico, del bene comune. Devo dire, ma anche qui lo accenno soltanto, che anche l'altro filone che collega, come dire, il bene comune al paradigma della cura di una certa tradizione femminista, secondo me mischia due aspetti, entrambi rilevanti, ma che in qualche modo fanno sfumare la valenza politica, teorica e rivoluzionaria del bene comune. Il bene comune non è la necessità di curare il mondo, non ha una dimensione propriamente empatica o esclusivamente empatica, non ha una dimensione puramente affettiva o emotiva. Non si tratta di contrapporre Kant ad Hobbes per quanto riguarda i beni comuni. I beni comuni è una valenza giuridica specifica. E allora vorrei ricordare, perché lo accennava Ugo e vorrei ricordarlo, perché credo che da qui bisogna partire, da quella che era la definizione che fu data allora, nel 2007, di bene comune. Si diceva questo: il bene comune, i beni comuni esprimono l'utilità funzionale all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona. Fatemelo dire in termini riduttivi, perché ovviamente non è vero che tutto è qui, però io voglio dire, probabilmente, è tutto qui. E questo è il collegamento costituzionale. È stato più volte evocato, richiamato giustamente la responsabilità del costituzionalismo, ma Stefano Rodotà, come voi sapete, come voi mi insegnate, in qualche modo è stato il più costituzionalista, forse direi di tanti costituzionalisti, ma certamente tra tutti i civilisti del Novecento. I primi scritti degli anni 60 questo hanno in qualche modo affermato, e da allora non si è mai più mosso contro, come dire, la perdita della dimensione costituzionale, costituzionalmente propria, di tutti, mi verrebbe da dire dei civilisti certamente, ma mi verrebbe da dire anche dei costituzionisti e me, della dimensione propriamente costituzionale, perché qui è scritto chiaramente in quella definizione qual è l'aggancio costituzionale, l'articolo 2. La funzionalizzazione, la rottura del sistema dell'articolo 42 della nostra Costituzione, dalla dicotomia pubblico-privata, è tutta in questa affermazione della prevalenza della personalità e dell'esercizio funzionale alla la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Non è la traduzione di questo articolo? Qualcuno diceva giustamente, perché così è stato rimproverato alla Commissione Rodotà, non c'è la dimensione dei doveri, non c'è la dimensione dei doveri, ma se l'aggancio all'articolo 2 è così netto, è evidente dove stanno i doveri dell'articolo 2. Sono quei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale che sono scritti in Costituzione. E io ho l'impressione che questa dimensione propriamente costituzionale che si è venuta a sfumare, che si sta tentando di sfumare, ogni volta che si affianca, si aggiunge, come dire, al bene comune, qualche altra cosa. I beni comuni, veniva ricordato, i beni comuni ha avuto la prima, più importante, non vorrei dire unica, ma forse sì, unica declinazione politica nel referendum sull'acqua. Bene comune, sull'acqua, bene comune. Appartengono alla categoria dei beni comuni, poi è difficile chiudere il cerchio, chiudere il recinto. E però certamente all'interno del recinto dei beni comuni c'è l'aria, l'acqua, le foreste, i ghiacciai, le riserve naturali. Attenzione, la grande rottura dei beni comuni fu data anche dal fatto, perché questo in Costituzione non c'è, perché questo nell'articolo nel Codice Civile non c'è, anche il fatto che appartengono ai beni comuni, attraggono i beni immateriali, appartengono al patrimonio culturale dell'umanità, i beni archeologici, i beni culturali, i beni ambientali. Questa è la categoria dei beni comuni che crea novità e rotture. Se noi ragionassimo, se noi proseguissimo a ragionare su queste categorie, dicendo, ma continuando a riflettere su una teoria dei beni comuni scollegata alla titolarità del bene, pubblico o privato, articolo 42, per in qualche modo legarle alla funzione che il bene esercita, in qualche modo credo che forse non faremo la rivoluzione del codice civile, perché non è alle viste, però in qualche modo realizzeremo
introdurremo nel codice civile, come dire, la ragione, le ragioni dei diritti fondamentali, che non appartengono più ai soggetti, allo schema proprietario, ma in qualche modo, scusate la ripetizione, come dire, uscire dalla logica dominante, sono parole di Stefano Rotà, come sapete, che è quella della proprietà privata, e in qualche modo andare a ricercare l'uso, che non è più esclusivo in alcuni casi, nel caso dei beni comuni, quando bisogna sviluppare la persona, quando bisogna garantire il libero sviluppo della persona. Guardate che nella categoria dei beni comuni lo abbiamo, io non lo sento più molto spesso, eppure nel 2007 e pochi anni seguenti di questo si è parlato, ci sono alcuni lavori anche, che so, di Alberto Lucarelli, per parlare di un nostro amico e compagno, che sottolineano molto, come dire, il fatto che bisogna distinguere tra possesso e accesso. Guardate, ricordate, si fa per dire, certo che ricordate, l'articolo 42, la nostra Costituzione in qualche modo garantisce l'accesso alla proprietà. Ora è evidente che nel 48, anzi, nel codice civile, ancora prima, come dire, con l'accesso si voleva alludere al possesso effettivo del bene. Tutti possono essere titolari di un bene, tutti devono essere proprietari. E però la funzionalizzazione della proprietà privata, in qualche modo, su questo bisogna lavorare, credo che possa dare un'interpretazione corretta del testo costituzionale legata a un accesso scollegato alla proprietà. Stefano Rotà ce l'ha detto. Quando lui ha parlato di accesso ad internet, e voi sapete che ha proposto una modifica dell'articolo 21 della nostra Costituzione, in cui si garantiva che cosa? La proprietà di internet o sciocchezze di questo tipo? No, ha garantito in qualche modo l'accesso, perché il bene comune da tutelare, non è certo la proprietà di internet, non è certo il sostituirsi al signor Google o al signor Facebook, ma invece la garanzia fondamentale legata al diritto fondamentale è quello di garantire l'accesso. E poi la proprietà aveva le sue dinamiche, non sto a dire a voi quanta riflessione ha proposto Stefano Rotà su, come dire, le funzioni sociali della proprietà, certo, ma in qualche modo i beni comuni sono qualche cosa che si affianca, che non si contrappone, che va oltre, qualcuno potrebbe dire, rispetto alla dimensione propriamente proprietaria dei beni. Questa dimensione a me sembra che venga, che sia sfumata, che si sia ridotta. Io ricordo bene, ricordiamo tutti bene, ma ricordo bene il referendum sull'acqua, bene comune. La dico in sintesi, e forse tanto siamo persone che abbiamo partecipato a quell'esperienza, mi potrete capire anche per il non detto, diciamo così. Lì era evidente che c'era una valenza politica anche propositiva, cioè che l'acqua era presa in sé perché era un bene comune per antonomasia, ma anche in qualche modo in funzione propulsiva. Non si parlava solo di acqua, ma si parlava di un uso dei beni comuni che poteva in qualche modo svilupparsi. Però era anche abbastanza evidente, come dire, la problematicità del tutto. Non tutto può essere acqua, bene comune, come invece a volte è stato detto. Io voglio dire, e concludo perché credo che ho esaurito il mio tempo, voglio concludere con due osservazioni. Anche qui, per rispettare la premessa che ho fatto, nella mia lettura di quello che pensava Stefano Rotà, io credo che avesse molta consapevolezza di alcuni aspetti problematici del bene comune. Penso per esempio ai nostri discorsi al Teatro Valle, un'esperienza molto significativa anche qui di utilizzazione di un bene comune. Bene, Ugo ricorderà, perché eravamo insieme, le nostre discussioni su, come dire, i rischi di individuazione delle comunità di riferimento. Perché non esistono comunità omogenee, i confini sono indeterminati e il bene comune deve garantire
non solo i diretti interessati, diciamo, tra virgolette, gli occupanti, o senza virgolette, gli occupanti, ma deve in qualche modo comprendere gli interessi della generalità, come è stato detto più volte, anche della generalità dei consociati, il bene è comune, ma anche delle generazioni, ma addirittura delle generazioni future. Bene, anche questa dimensione, questa riflessione sulla comunità, sul bene comune riferito alla comunità, molto spesso viene meno. Qui sono state citate, come dire, le teorizzazioni, come le vogliamo chiamare, comunitariste, quelle che in qualche modo fanno della categoria della comunità, della dimensione comunitaria, come dire, una categoria generalizzata, che in qualche modo superano. Superano che cosa? Il problema, i problemi interni. Guardate che sono sin dall'origine, non sto a dire a voi, quelle che sono le teorizzazioni economiche dei beni comuni, la tirannia dei beni comuni che più volte è stata evocata. E poi fatemi dire un'ultima cosa, e qui veramente chiudo. Stefano Rodotà lo abbiamo conosciuto e certamente aveva una... è stato definito un giurista impegnato, ovviamente, civilmente, ma è stato anche definito da Guido Alpa, se non ricordo male, come un giurista che ci ha sempre invitato a riflettere non soltanto sull'impegno civile, ma sull'impegno civile all'interno delle istituzioni. Perché in qualche modo Stefano certamente aveva questa netta percezione, per cui ogni tanto viene accusato, che in qualche modo c'era una dimensione sociale che doveva essere collegata alla dimensione istituzionale. Io, se mi permettete, siamo tra amici, in questa dicotomia che da ultimo Ugo ha fatto, alto-basso, sostenendo, se ho ben inteso, ma l'abbiamo sentito tutti, sì, che mentre il costituzionalismo cosmopolitico di Luigi Ferraioli sarebbe un costituzionalismo dall'alto, lui quello che lui sostiene sarebbe un costituzionalismo dal basso, io parlo per me, interpretando Stefano, ma parlo per me. Io, per esempio, credo che le categorie alto e basso siano fuorvianti. Mi spiace, siamo tra amici, non so, mi permetto di dire che sotto questo profilo non sono d'accordo né con il mio amico Luigi né con il mio amico Ugo, perché io penso, per esempio, che i rapporti non siano unidirezionali. E abbiamo sempre sbagliato quando abbiamo pensato che il diritto dovesse in qualche modo crescere dal basso verso l'alto, perché poi è rimasto movimento allo stato puro. Movimento allo stato puro, queste moltitudini che in qualche modo si contrappongono a un potere istituzionalizzato lontano da sé, in qualche modo ha condannato i movimenti stessi alla perdita del proprio orizzonte politico. Così come io credo che certamente, indiscutibilmente, come dire, un costituzionismo dall'alto non abbia avuto senso nel Settecento, non avrà mai senso nel secolo nostro, perché, e allora qui arrivo al punto, il vero problema è la dimensione bidirezionale tra alto e basso. Il vero problema della dimensione costituzionale oggi è che si è perduta la dimensione conflittuale e in qualche modo ha lasciato il vuoto sia in alto che in basso, perché ditemi voi se oggi noi abbiamo una classe dirigente, e per classe dirigente voglio intendere anche una classe dirigente rivoluzionaria, sociale, non so che cosa, in grado di rappresentare qualche cosa, di rappresentare un popolo formato, o se abbiamo, ahimè, un popolo che in qualche modo è formato, giusto appunto. E allora la prospettiva politica non può che essere non dall'alto e dal basso, ma non può che essere quella bidirezionale per la creazione di una classe politica, classe politica, anche qui la intendo in termini molto generali, una classe politica consapevole che sappia rappresentare un popolo altrettanto consapevole. Questo io non dico quello ha detto Stefano Rodotà, lo dico io, ma questo, fatemi dire, è l'insegnamento istituzionale, l'attenzione istituzionale di Stefano Rodotà, che non era né un sovversivo, né un rivoluzionario sovversivo, né un illuminista astratto. E mi fermo qua, grazie. Grazie Gaetano. E dopo aver sentito finora solo giuristi, chiamo la parola a una economista, Elena Granaglia. Allora, grazie mille per questo invito, che devo dire, almeno sotto due profili mi fa veramente molto piacere. Il primo è che, a differenza di
la gran parte, penso, di coloro che partecipano oggi a questo seminario e a questo ricordo di Stefano Rodotà. Il regalo non posso dire di conoscere io, perché non l'ho. Elena, si sente poco, avvicinati un po', sì. E questo è tutto quello che posso fare? No, adesso già va meglio, vedi. Ok, va bene, stavo troppo lontano, però va bene. Volevo dire che volevo ringraziare molto perché a differenza di tutti voi che siete lì oggi, io non posso dire aver conosciuto Rodotà, posso semplicemente dire che tardi mi è arrivato il regalo di confrontarmi direttamente con lui su alcune questioni. Ovviamente prima lo leggevo, l'avevo visto in alcune sedute di laurea alla Sapienza, perché ovviamente noi ricercatori e ricercatrici non potevamo essere parte del consiglio di facoltà, quindi non avevo mai avuto modo di conoscerlo in quell'occasione. Però quelle conversazioni che negli ultimi 3-4 anni, prima che lui morisse, abbiamo avuto, hanno lasciato fortissimo il segno, e quindi vi ringrazio moltissimo per avermi invitato oggi fra voi che l'avete conosciuto molto meglio di me. Secondo, diciamo, accanto a questo grazie, che però è un grazie veramente di cuore, mi spiace anche un poco interrompere questa discussione così bella fra costituzionalisti, dalla quale io ho imparato molto, e quindi ho trovato assolutamente, chi mi ha preceduto ha fatto degli interventi che assolutamente ci faranno pensare, che anche loro, come dire, è necessario nelle prossime settimane ritornarci sopra. E in questo mio intervento invece, lasciando il terreno della discussione giuridica, che ovviamente non è il mio terreno, io vorrei fare una breve incursione a stampo più applicato nel campo che conosco meglio, che è quello del welfare. E più precisamente vorrei portare l'attenzione su quello che, secondo me, la prospettiva dei beni comuni ci aiuta oppure contribuisce a ripensare il welfare dei servizi oggi. A me sembra che un'implicazione importante, a prescindere dalle definizioni, diciamo per quel che conta, sono più vicina alla definizione più specifica, però a prescindere dalle definizioni, a me sembra che una eredità importante di quella tradizione sia quella di portare l'attenzione sul fatto che non basta reclamare l'associazione fra diritti fondamentali e garanzia di servizi che rendono esibili quei diritti, pur con tutte le lacune di questa connessione che Ferraioli ha ben sottolineato nei suoi lavori. Non basta cioè dire vogliamo il welfare dei servizi, come diciamo è un'espressione che al meglio aleggia a sinistra oggi. Quindi non basta dire welfare dei servizi, perché welfare dei servizi potrebbe essere assolutamente compatibile con una organizzazione dei servizi di welfare del tutto individualistica e di mercato. Ciascuno ha diritto a delle prestazioni individuali da consumare. E invece a me sembra che la prospettiva dei beni comuni ci spinga a riflettere sulla necessità che le modalità di erogazione dei servizi sociali siano coerenti con la natura comune di quei servizi sociali che sono associati appunto ai diritti fondamentali. Franco Ippolito all'inizio ha ricordato Valdospini, ed era un seminario con Valdospini pochi giorni fa in ricordo dei fratelli Rosselli, il che mi ha portato a rileggere Socialismo liberale. E in Socialismo liberale c'era una frase che a me ha colpito moltissimo, e qua è quando Carlo Rosselli dice che è necessario che nelle politiche il fine penetri i mezzi, e ciò per un socialista liberale vuol dire assicurare il più possibile l'autogoverno. Allora, questa idea che il fine penetri i mezzi e che quindi le modalità, gli assetti di erogazione dei servizi non siano neutrali o indifferenti rispetto al fine, mi sembra che sia un momento che noi abbiamo troppo spesso dimenticato. Cioè a dire, se quei servizi contano perché sono legati ai nostri diritti fondamentali, perché il welfare è parte dei nostri diritti fondamentali, allora, almeno questa è una indicazione che a me sembra importante, allora le modalità di erogazione del welfare devono riflettere quel fine fondamentale.
Alcuni esempi. Dovremmo innanzitutto, se i servizi sociali sono, i servizi di welfare in generale, sono importanti perché sono il modo di garantire diritti fondamentali, allora l'erogazione di quei servizi dovrà essere orientata alla promozione del valore intrinseco connesso all'importanza di quei servizi per garantire appunto diritti. Dovremmo poi fare leva nell'erogazione di quei servizi su modalità relazionali, e ritorno a Rossi, penetrate da che cosa? Da comportamenti, da relazioni, dove noi ci rapportiamo agli altri come uguali, perché rapportarsi agli altri come uguali è appunto l'essenza di essere parte di una comunità democratica. Dovremmo ancora dare l'opportunità di partecipazione, l'autogoverno, di partecipazione dei soggetti che sono coinvolti nell'erogazione di questi diritti alla gestione dei diritti stessi, dei servizi stessi. Ecco, queste indicazioni potrebbero sembrare banali. In realtà a me non sembra che banali siano assolutamente. Pensiamo soltanto, anche se in termini molto generici, ad alcune caratteristiche del welfare che noi conosciamo. Allora, già pensare che i servizi di welfare debbano essere erogati avendo a mente il valore intrinseco di quello che ci devono dare, i servizi sanitari ci devono dare cura e salute, i servizi educativi, istruzione e così via. Sembra banale, ma noi negli ultimi 15-20 anni abbiamo invece assistito alla totale dipendenza o addirittura peggio alla totale trascuratezza e ignoranza di queste finalità intrinseche, perché tutto quello che contava era essenzialmente rispettare i vincoli di bilancio. Noi abbiamo messo sotto controllo la spesa sanitaria, perché sostanzialmente tutti i deficit pregressi sono abbastanza stati molto contenuti, ma questo è stato il grande trionfo dell'SSN negli ultimi 20 anni. E si è abbandonato, è chiaro che ci sono stati singoli, diciamo, siamo testimoni di una miriade di atti di medici bravissimi, infermieri e così via, ma la gestione complessiva dei servizi, le modalità di remunerazione dei soggetti che devono praticare la sanità, ad esempio, erano orientate non certo alla produzione di valore intrinseco, ma sulla base di quasi mercati, portati quindi alla con l'obiettivo principe di contenere essenzialmente la spesa. Questo era, guardiamo le remunerazioni dei DG, era esattamente questo. Similmente, se noi guardiamo alla modalità di gestione di questi beni, vediamo il proliferare anche nell'ambito appunto dei servizi sociali di logiche del tutto, forse sono un po' eccessiva del tutto, ma fortemente, sempre di più, fortemente individualistiche da parte dei beneficiari stessi. Quando noi ci approcciamo, quando tanti di noi si approcciano al welfare, il welfare non è più quella cosa che è di tutti, per cui le nostre pretese devono essere confrontate con gli altri che potremmo essere, confrontandoci, relazionandoci agli altri come uguali. Ma quali sono le pretese? Io voglio questo, io ho diritto a questo farmaco, io voglio questa agevolazione fiscale. Abbiamo visto uno esplodere di logiche privatistiche sostanzialmente mimanti il mercato, lo voglio, i miei fini sono imprescrutabili, quando invece la erogazione dei beni e dei servizi che sono importanti perché sono legati, sono il modo per garantire i diritti fondamentali di tutti, dovrebbe essere definita sulla base degli altri che potremmo essere, scegliendo che cosa assicurare a tutti, tenendo conto appunto dell'altro che potremmo essere. E questo sempre di meno è stato. Secondo me, non so se sono un po' troppo semplicistica o se vedo cose, tanto lo dico secondo me, quindi se vedo cose che non ci sono, ma un contributo importante della prospettiva dei beni comuni, quale io l'ho letta, è proprio quello di invece porre attenzione, a prescindere dal titolo della proprietà, dalla natura della proprietà, a modalità di gestione di rapporti reciproci che siano orientate su una base dell'uguaglianza morale, relazionandoci agli altri come uguali. Altri esempi, la svilizzazione del lavoro, in generale di welfare, di erogazione di servizi personali, anche questo mi sembra abbastanza in contrasto. Allo stesso modo, così come ho fatto riferimento a limiti
di un diciamo di servizi sociali sempre più orientati a modalità interattive che mimano mercati e quasi mercati, abbiamo comunque tanta anche esperienza di tipiche carenze nel pubblico, dove i beneficiari dei servizi sono trattati come sudditi oppure come inferiori. Un esempio classico sono, almeno secondo me, tante richieste di condizionalità che sono associate al reddito di cittadinanza. Anche questo, se ci si rapporta gli uni gli altri come uguali, è insensato andare a chiedere obblighi lavorativi a chi si trova in condizioni di assenza di risorse, perché tu hai diritto a un reddito esattamente perché sei senza risorse. E quindi se tutti dobbiamo contribuire, a me può andare benissimo, sono abbastanza d'accordo a un servizio civile universale, ma allora deve essere di tutti, non deve essere soltanto la contropartita per ricevere il reddito di cittadinanza, perché di nuovo una simile richiesta non è compatibile con il trattare gli altri come uguali. Quindi questa logica che io vedo dei beni comuni, diciamo la logica di se noi immettiamo nella modalità gestionale dei servizi sociali un approccio del tipo beni comuni, a me sembra che discendano queste implicazioni importanti: più attenzione al valore intrinseco, perché i beni comuni servono esattamente a garantire diritti fondamentali, attenzione a che le relazioni sia fra chi beneficia delle prestazioni e chi le eroga, e sia anche le relazioni fra chi ha maggiori responsabilità direzionali e gli altri lavoratori, siano improntate sulla base di relazioni come uguali. Al tempo stesso, un altro input su questo, diciamo, su questo aspetto qua, finisco, poi dico solo più due cose, un altro contributo che mi sembra importante è quello, molto più di oggi, di garantire spazi di partecipazione diretta alle scelte, coproduzione, pacchi educativi contro le povertà educative e così via. E anche questa parte, anche questa richiesta di partecipazione più diretta nell'erogazione dei servizi sociali, mi sembra sia un'indicazione che deriva dalla prospettiva dei beni comuni. Nel PNR, diciamo, quando noi andiamo a vedere la missione, insomma, la quinta e la sesta essenzialmente, quindi quelle che, ma anche la quarta, un po' su istruzione, quindi quelle che hanno più a che fare con il comparto del welfare, molto è ancora non definito, anche se, come tutti abbiamo letto, molto spazio viene dato a modalità assolutamente tradizionali di rapporto pubblico-privato, dove in realtà la modalità tipica sembra il pubblico come pubblico che abbiamo conosciuto e privato come privato. Quindi c'è molta poca attenzione a questo. Però al tempo stesso, se noi avremo effettivamente le 600 passa case della salute, gli ospedali di comunità e così via, penso che ci possa essere un'occasione per pensare nel monitoraggio delle politiche anche a introdurre questi contributi che vengono dalla prospettiva dei beni comuni. E vorrei finire con un'ultima riflessione che connette un po' questa riflessione su un welfare ridisegnato prendendo alcune lezioni che ci derivano dalla prospettiva dei beni comuni con un'altra importante riflessione di Stefano Rodotà, cui ha accennato Franco Ippolito all'inizio, cioè quella sulla solidarietà. Rodotà ci offre una visione di solidarietà che, oltre a essere l'altra faccia dei diritti, appunto riflettendo il dovere collettivo di garantire i diritti fondamentali, è anche qualche cos'altro. È sentimento dell'ethos democratico ed è anche pratica democratica, caratterizzandosi per un'attenzione agli altri su un piano di parità, nei termini di Rodotà, come individui uniti nella pari dignità umana e sociale. E della dignità sociale. Ebbene, atteggiamenti e pratiche non nascono nel vuoto, vanno favoriti attraverso un disegno istituzionale adeguato. Non a caso lo sviluppo potente di relazioni mercantili anche in ambito pubblico, la esternalizzazione, la rottura del mondo del lavoro, diciamo, quello che è capitato negli ultimi 20 anni ha sicuramente ridotto
gli spazi per praticare la solidarietà. Allora, un ripensamento del welfare che abbracci queste indicazioni in termini di una gestione più attenta alla connessione con l'essere del welfare, l'altro aspetto dei diritti fondamentali, e quindi dover essere erogato nel rispetto della pari dignità umana, dell'uguaglianza morale a cui ho fatto riferimento prima. Ecco, un ridisegno di welfare di questo tipo, con spazi anche per la partecipazione democratica, è un welfare che fa meglio il suo mestiere, ma al tempo stesso ci aiuta anche a creare dei terreni, dei contesti dove atteggiamenti e pratiche di solidarietà possano essere più sviluppate. Quindi un welfare come bene comune è un welfare che favorisce la solidarietà. Ok, evidentemente l'attualità e la totale importanza del pensiero di Stefano Rodotà per quanto riguarda la revisione della distribuzione del reddito e quindi gli sbilanciamenti nell'accezione, diciamo, nel modo in cui i diritti di proprietà nel mercato si sono sviluppati in questi anni, è assolutamente centrale. Non potevo parlare di tutto, mi sembrava utile richiamare per una persona che si occupa di welfare quello che mi porto dentro, che mi sembra assolutamente utile e fertile per il futuro del pensiero di Stefano Rodotà. Grazie. Grazie a Elena Granaglia. Voglio rassicurare Elena che non rimarrà economista isolata in questo nostro confronto, perché già Ugo Pagano mi ha segnalato che vuole intervenire, però diamo prima la parola agli interventi già programmati, e quindi tocca di nuovo per ordine alfabetico ad una giurista, che è Maria Rosaria Marella. Grazie Presidente, vi ringrazio molto per questo invito, e che forse merito poco essendo una giurista residuale, non proprio centrale in questo dibattito, per cui mi limiterò a dire pochissime cose, e inserendomi così in punta di piedi in un dibattito tra giuristi uomini. Non pretendo assolutamente anch'io di interpretare il pensiero di Stefano Rodotà, tantomeno attualizzandolo, ma quello che io ho appreso dalla frequentazione col professor Rodotà e dallo studio del suo lavoro sono queste poche cose, cioè a me sembra che i beni comuni nel discorso rodotiano costituiscano l'approdo di una elaborazione critica della proprietà letta in modo come nodo problematico rispetto ad un'equa distribuzione delle risorse a progetti di giustizia sociale. Una visione conflittuale della proprietà che nei beni comuni viene coniugata ad un'idea non pacificata dei diritti fondamentali. E quello che risulta, a mio avviso, è un raffinato congegno istituzionale, quello dei beni comuni, che è giuridicamente fondato e coerente, ma che serve a dare forma ai conflitti intorno alle risorse vitali, intorno alle risorse della riproduzione sociale, nella sua accezione più larga e complessa, ne mostrava degli esempi ora Elena Granaglia. Stefano Rodotà è stato anche di recente da Peppe Allegri in un suo articolo definito un pensatore del futuro, tutti noi gli riconosciamo una grande lungimiranza. E io penso che in relazione ai beni comuni la sua lungimiranza sia proprio nel dare da giurista voce e gambe, cioè titolo, alle pretese degli have nots, dei non proprietari. Ed una pretesa neppure, non ancora, diciamo, o non necessariamente di gestire e di governare queste le risorse vitali, ma di contare
nell'uso, nell'accesso alle risorse vitali. E insomma, la crisi climatica, le lotte ambientali cui assistiamo ci dicono questo, ci dicono dell'importanza dell'avere voce e parlare di spazio urbano bene comune o di territorio bene comune ha una forza persuasiva enorme in questo senso. E io qui non farei una distinzione netta fra il valore politico e la tradizione giuridica, nel senso che anche lo stesso Ugo Mattei lo ha più volte detto, il diritto evolve e la categoria di beni comuni, sebbene abbia una sua sostanza teorica importante, è comunque fondata giuridicamente e, come dicevo, a mio avviso, assolutamente coerente. Ecco, proprio da questo punto di vista, l'elaborazione di Stefano Rodotà a partire dai beni comuni intorno al principio della funzione sociale della proprietà, che cosa fa? Sostanzialmente conferisce un fondamento costituzionale ad un potere di interferenza rispetto all'esercizio delle facoltà proprietarie, che non sono ovviamente solo quelle del piccolo proprietario, ma sono le facoltà proprietarie su risorse che sono quelle oggi investite dai grandi conflitti e conflitti ambientali, per esempio. Per cui mi sembra che anche quella che oggi ricorre, la preoccupazione di alcuni giuristi per congegni istituzionali che consentono una gestione dei commons, una visione irenica che rinvia piuttosto a un'idea di beni comuni che hanno molto a che fare con le proprietà collettive. Ecco, a me pare che non sempre collimi con una visione realistica e quindi conflittuale dell'accesso alle risorse vitali, quale è quella che esprimeva, a mio avviso, Stefano Rodotà. Non è un caso che, appunto, è uno dei passaggi più importanti della nozione regalataci, di beni comuni regalataci dalla Commissione Rodotà, faccia proprio riferimento a beni che possono essere di appartenenza pubblica o privata, dove la titolarità è tutto sommato indifferente. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che non si tratta di beni adespoti rispetto ai quali si ponga un problema di gestione vacante, ma molto più spesso, cioè qui il problema è quello di garantire un potere di accesso e direi di interferenza rispetto ai poteri del proprietario, rispetto alla facoltà del proprietario di determinare la destinazione, un uso di questi beni. Quindi non a caso l'accento di Rodotà, soprattutto negli ultimi interventi, anche in quelli ai convegni, ricordo per esempio un seminario del 2016 a Sciences Po con Robert Erickson e Larissa Katz, è su due punti specifici. Una è l'inopportunità di riferire ai beni comuni una natura predefinita o specifiche qualità intrinseche, potendo ogni bene divenire comune in considerazione degli interessi, dei collettivi diffusi, dei diritti fondamentali che si appuntano su di esse. E l'altra è quella di essere beni non necessariamente, come diceva mi sembra Gaetano prima, non necessariamente community based. Cioè non necessariamente i beni comuni hanno una comunità di riferimento individuata e individuabile, motivo per il quale un autentico problema di istituzionalizzare la gestione non sempre emerge. Ecco, io penso, per concludere, che da una parte i beni comuni siano assolutamente nella, diciamo, volendo, io farei, propongo due percorsi genealogici. Da una parte i beni comuni si iscrivono appieno dentro la storia della proprietà moderna, cioè della proprietà, e assolvono ad un ruolo istituzionale, che è quello di misurare la flessibilità, la socializzabilità della forma proprietaria.
Ma dall'altra parte, quindi non sono eccezionali, non sono marginali, i beni comuni sono un dispositivo istituzionale che si contende, diciamo, il terreno con la proprietà rispetto a quelle che sono le relazioni fra cose e persone. Ma d'altra parte sono anche eccedenti rispetto alla proprietà, e io penso anche rispetto alla teoria dei beni, lo dico come privatista, e qui rinvio ad un altro filone di studi che sempre vede delle sortite fondamentali di Stefano Rodotà, e cioè agli interessi collettivi e diffusi nel diritto privato, o meglio nel diritto pubblico e nel diritto privato, come una categoria di cui oggi non si parla, ma che rinviano alla necessità di riconoscere un potere di controllo sulla gestione delle risorse, proprio in nome di quegli interessi. E io penso che partendo da questa eccedenza rispetto alla proprietà, che effettivamente si possa trascorrere a parlare di beni comuni quando parliamo della riproduzione sociale, delle istituzioni del welfare, e quindi ad un controllo, ad una partecipazione che non può essere un dovere, a mio avviso, perché talora la partecipazione è, ahimè, anche una prerogativa dei privilegiati. Quindi non credo che possa essere un dovere, ma parlando proprio di diritti fondamentali, invece mi sembra che appunto un riferimento alla dimensione collettiva degli interessi e quindi a un potere di controllo rispetto alla gestione delle risorse sia intrinseca nella nozione di beni comuni. Vi ringrazio. Grazie. E adesso interviene un filosofo della politica in particolare, che certamente ci darà un punto di vista complementare probabilmente, ma certo diverso da quello dei giuristi. Giacomo Marramao. Intanto grazie. Per la cronaca sono stato uno che ha guidato la fondazione per un decennio insieme a Stefano, quando era presidente, dall'inizio degli anni 90 fino alla fine degli anni 90. Lui era presidente della fondazione, io ero direttore scientifico. E quindi è stato un modo anche di collaborare. Ci conoscevamo dal mio rientro dalla Germania e poi trasferimento da Firenze a Roma, perché la mia alma mater non è l'Università di Roma, mi sono formato altrove, tra Firenze e Francoforte, e subito abbiamo discusso delle questioni della rivoluzione tecnologica, relative alla rivoluzione tecnologica. Ricordo il primo incontro con Stefano, 1975, era appena uscito il rapporto L'informatizzazione della società, e mi disse subito: ognuno di noi che si occupi di politica, di diritto, deve riflettere su quello che sta succedendo. Era l'inizio praticamente della grande rivoluzione digitale informatica. E poi abbiamo fatto insieme, sono delle tappe importanti, abbiamo organizzato insieme nel 1979 un grosso convegno internazionale a Torino, Trasformazioni e crisi del welfare state, con economisti, sociologi, politologi di tutto il mondo. C'era Niklas Luhmann, c'era Sandro Pizzorno, c'erano insomma nomi molto importanti, c'era Klaus Soffe, c'era Ernesto Laclau, cioè quindi gente in qualche modo che poi è stata centrale nel dibattito degli anni successivi. Fino al grosso convegno internazionale del dicembre 2000 sulla
Carta dei diritti di Nizza, anche lì con mezzo mondo che era venuto a parlare. Questo, diciamo, un po' è la cronistoria, diciamo, del mio incontro con Stefano. Vi dirò adesso in breve le ragioni del nostro incontro, dei nostri incroci, anche se si vuole anche di alcune divergenze, ma è stato per me un fraterno amico. Innanzitutto, per Stefano la definizione di beni comuni non era soltanto una definizione giuridica. Ha ragione Ferraioli quando parla inadeguatezza del linguaggio di diritti fondamentali per esprimere le questioni nuove poste dall'espressione beni comuni. Cioè, Stefano si rendeva conto, ma quello già, diciamo, all'inizio degli anni Ottanta, si rendeva conto che la questione dei beni comuni era una questione che poneva seriamente in crisi l'endiadi fondamentale dello Stato moderno, era l'endiadi pubblico-privato. Sfuggiva. Per altro verso sapeva, il tema che Maria Rosaria prima aveva indicato, sapeva anche un'altra cosa, che questa vicenda del comune, al di là di pubblico e privato, è una vicenda che va ricostruita genealogicamente. Non dimentichiamo, Stefano era un pensatore, giurista, al di là dei confini del diritto, molto moderno, modernissimo, ma per lui è stato sempre essenziale il dialogo, il confronto con uno storico del diritto come Paolo Grossi, di cui è stato sempre fraterno amico. E quindi tutta questa genealogia del comune, non era affatto un comunitarista ovviamente, ma la genealogia del comune dal Medioevo all'età moderna in qualche modo rivestiva per lui un significato fondamentale. E andiamo a vedere allora i punti nodali. Era, insomma, Stefano era un giurista molto sui generis, era sempre un passo avanti rispetto al dibattito della sinistra. Non dimentichiamo che la formazione di Stefano è la formazione di un liberal radicale, di un libertario. Da giovane lui collabora al mondo di Pannunzio, di Ernesto Rossi. Questo tratto libertario è assolutamente essenziale per capire tutte le posizioni di Stefano. La democrazia è dissenso, non consenso. La democrazia è essenzialmente qualcosa che deve legarsi alla libertà del dissenso, alla capacità della rottura, non di consentire. Questo è essenziale in lui, no? un tema cruciale. Era sempre un passo avanti la questione della bioetica, la questione della tecnopolitica, titolo di un suo libro molto importante, che io ho adottato in uno dei miei corsi di filosofia, e il tema alla fine dei beni comuni. Quindi era un giurista che andava oltre le tradizionali classificazioni e spiazzava sempre con quella che io ho chiamato, diciamo, parlando di lui quando è stata inaugurata il 26 gennaio del 2018 la biblioteca Stefano Rodotà al liceo Telesio di Cosenza, dove lui aveva studiato. Ha sempre adottato una sorta di mossa del cavallo. Non riuscivi mai a inchiodarlo su una posizione, ma ti sorprendeva con una mossa ulteriore. Il diritto è essenziale, diritto di avere diritti, quella splendida frase presa da Hannah Arendt, ma è essenziale però la coppia vita-regole. Aveva un approccio radicalmente laico
ai problemi del diritto. Il diritto deve sempre fare i conti con un movimento irregolare, multiforme, delle società umane, con la loro contingenza, un tema che lui riprendeva dai saggi di Montaigne. E non dimentichiamo che chi conosceva Stefano sapeva che era essenzialmente un lettore di narrativa, lettore di romanzi, si immergeva nella letteratura, aveva una straordinaria cultura nell'ambito della letteratura, no? E questa sorta di irregolarità delle dinamiche di mutamento delle società si dà soprattutto, diceva lui, nelle società democratiche. Quando si parlava di John Rawls, diceva, certo, è un gigante, ha fatto una notevole opera, no? La teoria della giustizia è un'opera straordinaria, ma come si fa a chiamare la società democratica una well-ordered society, una società bene ordinata? La democrazia non è mai una società bene ordinata, ed è bene che non sia così, è bene che sia una società conflittuale, che sia multiforme in qualche modo. Andiamo avanti con le sue mosse del cavallo. Era garantista e laico radicale, ma al tempo stesso attentissimo alle mutazioni antropologiche che attraversano le nostre società. Se non cogliamo le mutazioni antropologiche determinate dalle rivoluzioni culturali e tecnologiche che hanno attraversato le società occidentali e ormai la società globale, non riusciamo assolutamente a capire quali sono le vere, le reali sfide. E era dunque attento a quelle che io chiamo le frontiere ignote del diritto. Guai a un diritto che cede alla tentazione dell'appaesamento, di appaesarsi in qualcosa che è abituale, no? È normale. Guai ad adagiarsi nella normalità, no? Occorre andare a vedere quali sono le frontiere ignote del diritto, e le elencava anche nei suoi lavori, in maniera molto... La frontiera tecnologica, la bioetica, anche il biodiritto. Abbiamo presentato in fondazione un'opera sul biodiritto molto importante che lui aveva curato. La frontiera economica, il terribile diritto di proprietà, appunto, ma lo vedrò tra poco. La frontiera politica, i mutamenti di forma dei partiti e dunque della rappresentanza democratica, sono tutte quante sfide nuove. E andiamo un attimo a vedere molto rapidamente, ma critica dell'economia. E Stefano diceva, il dominio si viene oggi sempre più a saldare nella dimensione di una mercificazione che si pone come la vera vita. Il consumo prende il posto della vita, il consumo fagocita la vita, no? E sembra l'inizio dei minima moralia di Adorno, no? Quella che un tempo i filosofi chiamavano vita si è ormai ridotta alla sfera del puro consumo. E per lui quello era un tema cruciale, un tema molto, molto rilevante e decisivo, no? E poi, altro aspetto, appunto, la mossa del cavallo. Da un lato la denuncia radicale del trend di decostituzionalizzazione delle società democratiche. E quindi il problema della Costituzione lo poneva sempre all'incontrario, cioè si rendeva conto dei drammi che venivano fuori dalla decostituzionalizzazione, temi che poneva prima Gaetano, no? La decostituzionalizzazione e quindi anche la disintermediazione, la barbarie delle nostre società, delle nostre democrature, non più democrazie,
sta proprio nel fatto in qualche modo di avere disintermediato, di pensare a una democrazia dal basso diretta, immediata, questa immediatizzazione della democrazia. Questo è un problema molto serio rispetto alla tematica poi delle moltitudini, però, in Stefano, rimane questo tema, no? E poi, dall'altra parte, però, la messa in guardia, guardate bene, la mossa del cavallo sempre in Stefano, la messa in guardia dalla giuridificazione di tutto. Stiamo attenti a normare troppo. Stiamo attenti a non giuridicizzare ogni aspetto dell'esistenza, perché altrimenti siamo spacciati, diceva lui, no? E diventa una sorta di sorvegliare e punire. C'era un po' innamorato di Foucault, malgrado le mie punzecchiature al riguardo, no? Una nuova forma di sorvegliare e punire che nell'era della tecnopolitica, cioè, si traduceva in uno screening capillare nel vissuto di ogni persona. E allora, davanti alla ipertrofia delle normazioni che soffoca le domande provenienti dalle dinamiche di mutamento, occorre, diceva Stefano, operare una degiuridificazione, in qualche modo, insomma, fare un lavoro di sottrazione dell'eccesso di normatività, no? Degiuridificare ambiti di vita, no? E da rimettere alla libera scelta di ciascuna persona, ma anche delle iniziative civiche. Per quello che piace poi al Movimento 5 Stelle, piace in quanto dice era legato a questa dinamica nuova che si veniva a prendere, no? E quindi mi riferisco alla frase di un giurista che era con me a Cosenza, al Telesio, nel gennaio del 2018, Franco Gallo, che in qualche modo mi dava ragione nella mia analisi, dicendo sì, in effetti in Stefano è evidente la battaglia contro gli eccessi del formalismo e del normativismo giuridico. E li vediamo questo poi in una serie di cose: l'impegno per il biotestamento, l'impegno per lo ius soli, la tutela della privacy e via dicendo. Andiamo a un altro punto, il punto relativo alla questione delle ineguaglianze. Intanto, il terribile diritto, bella frase di Beccaria, terribile diritto, il diritto di proprietà, e lo visualizzava sostanzialmente in un punto, in un aspetto, e questo era un refrain di Stefano, un chiodo fisso di Stefano. Oggi per accedere ai beni fondamentali della vita, dall'istruzione alla salute, siamo costretti sempre più a passare per il mercato, acquistando servizi e prestazioni. Questo è il primo aspetto. Riguarda la diseguaglianza. Cosa aveva detto Stefano? Perché poi noi ci poniamo oggi il problema che direbbe oggi, ma intanto aveva già detto e scritto tantissime cose che bisogna ricordare, no? E io molte le ricordo bene, e me lo ricordo come fosse ieri. Non basta dire egoismo dei ricchi appellandosi al paradigma redistributivo. Non basta. Guai, diceva lui, a fare questo. Non si tratta di, in qualche modo, una mera questione di redistribuzione.
di una non proporzionalità che pure c'è, di una iniquità che pure c'è nella redistribuzione della ricchezza. Si tratta piuttosto, dice da lui, di una logica appropriativa radicata nel cuore del sistema proprietario. E quello è il punto, cioè una nel cuore, con lo specifico rapporto che la logica proprietaria instaura tra beni e soggetti, tra i beni e i soggetti. E quindi valore decisivo per lui, come per me, su questo punto, della categoria di inappropriabile. Ogni discorso politico serio deve oggi partire dalla categoria dell'inappropriabile. Qui non vedo una gran distanza tra Ugo e Luigi Ferraioli. Non vedo una grande distanza. Se andiamo a cogliere il punto nodale proprio sul tema dell'inappropriabile. E quindi il tema della funzionalizzazione della proprietà a fini sociali. E ragazzi, questa è Costituzione però, non è utopia. Articolo 42, secondo comma della Costituzione. E Stefano aggiungeva, a differenza della Carta di Nizza, che malgrado gli sforzi miei, della Paciotti e di altri, non siamo riusciti a introdurre il tema della funzionalizzazione sociale ai fini sociali della proprietà. Beni comuni sono beni materiali e immateriali, ma di rilevanza collettiva. Hanno a che fare quindi non soltanto l'acqua, ovviamente, ma l'acqua è stato un test importante, ma l'accesso al sapere e il diritto di godere di un ambiente sano, non distrutto dalle potenze del privato. Questo è il dato fondamentale. E tutto ciò richiedeva per Stefano quella che lui chiamava una proprietà di terzo grado, che in qualche modo facesse divenire questi beni materiali e immateriali, no? Patrimonio, questa è la sua espressione, patrimonio comune dell'umanità. Era un cosmopolita Stefano. Era un calabrese di origine albanese, però cittadino del mondo, come i grandi che erano nati in quella terra, nel lontano Cinquecento, alle origini del Rinascimento italiano. Ultima mossa del cavallo e poi chiudo. E che parla dell'oggi, parla di noi, la democrazia, cioè della rete o la democrazia dei social. Stefano è noto per essere stato un fautore della diffusione della rete, addirittura gli è scappata una volta l'espressione che è stato oggetto di polemica tra me e lui, agorà elettronica. Con la rete abbiamo ormai la realizzazione dell'agorà elettronica. Stai attento, abbiamo forse, ho detto io, la proliferazione delle opinioni più estemporanee. Ebbene, lui diceva la rete è insieme un bene e un male. Lo diceva già allora, un bene se funge da essential facility, da facilitazione essenziale, veicolo di partecipazione democratica, mediato dal diritto di informare e essere informati in maniera più agevole, non attraverso la mediazione dei partiti e delle logiche di partito. Questo tema che piaceva immensamente a piaceva anche a me moltissimo, e piaceva molto ai 5 Stelle ovviamente, però al tempo stesso
la mossa del cavallo, appunto, è un male. Se la rete non ha una disciplina a livello di garanzie costituzionali, perché se non ha una sua disciplina costituzionalmente garantita, in qualche modo favorisce i processi di disintermediazione. E badate, qui vengono fuori, dunque, diceva lui, diritto di accesso alla rete e limite agli abusi della rete stessa. E da qui però anche la critica, qui il punto, nella discussione tra Ugo e Luigi. La critica a Günther Teubner, grande giurista tedesco, amico di Habermas, in che consisteva la critica di Stefan a Günther Teubner? Diceva questo. E non è possibile immaginare una sorta di autoregolamentazione con costituzioni civili da parte della società. Quindi poneva un limite, no? Molto netto. Come vedete, da un lato io sono uno sponsor del nuovo, della rete, del digitale, però per altro verso vi metto in guardia rispetto a certe cose, no? Metti in guardia e vi dico anche una cosa: se ragioniamo in questi termini, diventiamo dei comunitaristi e diamo luogo, espressione di Stefano, a un medievalismo istituzionale, no? Che in qualche modo rischia di lasciare la tutela dei diritti a soggetti privati. Come vedete, Stefano era un giurista, ma direi anche un intellettuale di frontiera, un intellettuale transdisciplinare che ha in qualche modo visualizzato prima di molti altri le nuove sfide. È stato l'unico in Italia a farlo. E ditemi voi se poco. Grazie Giacomo. Grazie a voi. E adesso vediamo, ho già due iscritti a parlare, se qualche altro vuole intervenire me lo faccia sapere. Intanto Ugo Pagano, poi Chiara Giorgi. Sì. Allora vi ringrazio anch'io per questo invito e soprattutto ho avuto l'occasione di vedere due persone che non vedevo da molto tempo. Uno è Ugo Mattei, con cui ci frequentavamo un tempo quando veniva a Siena, e l'altro è Luigi Ferraioli, che conoscevo bene attraverso la persona che poi mi ha introdotto un po' nel mondo del diritto. Io sono un economista, che era l'edizia Gian Formaggio, da cui ho imparato tantissimo. Io ho continuato a seguire tutti e due. Devo dire che due cose che ho tratto sono una, questa idea che io trovo molto affascinante di costituzione globale di Ferraioli, e l'altra questa asimmetria di cui parla Mattei fra quello che è il processo dal privato al pubblico rispetto a quello dal pubblico al privato, come ci sia questa profonda asimmetria nella tutela dei diritti. Io vorrei brevemente cercare di articolare questi due punti facendo riferimento a una cosa che diceva Rodotà, che a me mi ha sempre molto colpito. Cito direttamente quello che diceva lui in una frase. Lui citava a un certo punto in un articolo molto bello Tocqueville e dice: ben presto la lotta politica si svolgerà tra quelli che possiedono e quelli che non possiedono. Il grande campo di battaglia sarà la proprietà. Questo conflitto è continuato, ininterrotto, e continua ancora, anche se al centro dell'attenzione non c'è più la terra, ma piuttosto il vivente, l'immateriale, il sapere nel suo insieme. Il campo di battaglia si è allargato, è diventato il mondo intero, abbraccia molti altri diritti, li ridefinisce, li riscrive, li considera non più dal punto di vista strettamente individualistico,
ma pure nell'ottica di un'appartenenza comune. La questione dei beni comuni è essenziale. Il senso della battaglia di cui parlava Tocqueville è profondamente cambiato. Non riguarda un conflitto intorno a risorse scarse. Oggi l'acqua più che la terra. Nella dimensione mondiale assistiamo a una creazione incessante di nuovi beni, la conoscenza prima di tutto, rispetto ai quali la scarsità non è l'effetto di dati naturali, ma di politiche deliberati, di usi impropri del brevetto e del copyright, che stanno determinando un movimento di chiusura simile a quello che in Inghilterra portò alla recinzione delle terre comuni, prima liberamente accessibili. Dobbiamo concludere che la tecnologia apre le porte e il capitale le chiude. Certo, intorno al destino di nuovi e vecchi beni comuni si gioca una partita decisiva per la libertà e per l'uguaglianza. Ora, io vorrei dire una prima cosa con riferimento a questa idea di Costituzione globale e beni comuni. Ma in effetti, dal mio punto di vista di economista, per le cose che mi interessano, soprattutto che sono i diritti di proprietà intellettuale, in effetti questa Costituzione globale c'è già, è stata articolata, è una Costituzione che non ci piace, ma nel 1994 col WTO e con i RIPS di fatto abbiamo avuto una nuova Costituzione con una ridefinizione di quello che è il diritto di proprietà nella teoria economica, ma anche nel diritto, per quanto mi consta. Fino agli anni 50 il termine diritto di proprietà intellettuale non esisteva. Noi usavamo il termine diritto di monopolio, privilegio di monopolio, monopolio temporaneo, non era un diritto di proprietà intellettuale. C'è stata poi un'estensione di quella che è la difesa, la tutela del diritto di proprietà privata alla proprietà intellettuale, che è una cosa completamente diversa. E questa in qualche modo è stata costituzionalizzata nel WTO, e quello che si cerca di fare adesso, per esempio con la sospensiva per i vaccini, è di cercare di immettere delle brecce rispetto a questa Costituzione che si eleva, che abbiamo a livello internazionale. Naturalmente questo è un processo che si può fare sia dall'alto, perché si uniscono gli stati, ma sia simultaneamente dal basso, perché poi ci sono tanti movimenti impegnati a fare sì che questa sospensiva avvenga. Io vi rimando per brevità un articoletto che dovrebbe uscire sull'Espresso della settimana prossima. Qui faccio notare il capovolgimento spaventoso che c'è stato in questa storia dei diritti di proprietà intellettuale rispetto ai vaccini. Nessuno di noi si chiede più come ogni anno riceviamo il nostro vaccino per l'influenza, che è fatto tutto grazie a un network che è un network di scienza aperta e senza diritti di proprietà intellettuali. I vaccini fino adesso non sono stati privatizzati, e invece c'è sempre questo coinvolgimento. Il diritto di proprietà diventa un qualche cosa di naturale, costituzionalizzato dall'origine della vita umana, e siamo noi a chiedere l'eccezione. Per cui si dovrebbe, quando si ritornerà a quello che invece è un capovolgimento delle cose, in realtà si farà finta che si è tornati a uno stato normale che invece non è mai esistito. Per cui l'OMS ha sempre fatto questa politica di difesa rispetto ai vaccini, che adesso viene completamente stravolta. Ora, questo mi sembra, questo punto che mettevi in evidenza Rodotà, mi sembra anche che si leghi molto al a quello che è questo legame fra quelli che sono i diritti fondamentali e i beni comuni. Perché l'idea di diritto fondamentale non vale più, diciamo, e non basta la tutela individuale? Ma proprio perché quella che è stata la definizione di proprietà intellettuale è completamente cambiata. Se io ho una proprietà privata su un bene singolo, su una casa, sto restringendo relativamente a quella casa, un perimetro molto ben definito, le libertà degli altri. Se ho un diritto di proprietà intellettuale costituzionalizzato dal WTO e dai TRIPS, sto restringendo le libertà di tutti i cittadini del mondo a non usare un certo tipo di conoscenza. Quindi diciamo che in seguito, diciamo,
a questo cambiamento, diciamo, di quelli che sono i diritti di proprietà intellettuale, la tutela dei diritti fondamentali è diventato un qualche cosa che necessariamente comporta una difesa di beni comuni. Insomma, in realtà c'è stata prima l'estensione del privato. Cioè, io quello che vorrei dire rispetto alla proposta di Ferraioli, che non è affatto utopistica, anzi, noi siamo noi di rincorsa, nel senso che si sta facendo una Costituzione mondiale che è quella sbagliata, e noi cerchiamo in qualche modo di rincorrere e di cercare di cambiare queste cose. E io vorrei fare anche una, rispetto a questo, un minimo di accenno a quelle che sono state le proposte del forum DD, a cui io anche ho contribuito, e in particolare, insomma, la proposta numero uno, se volete, è una forma di costituzionalizzazione. Che cosa diciamo noi? Beh, nel WTO abbiamo garantito i diritti di proprietà privata, ma a questo punto ogni Stato, insieme alle sue multinazionali, che fa? Cerca di sovrainvestire in diritti di proprietà privata e intellettuale e non investe nella conoscenza come bene comune. Fa quindi concorrenza sleale agli altri Stati, va introdotto nel WTO una soglia minima di investimento in conoscenza come bene comune, perché altrimenti si viola sia diciamo il problema di che noi chiamiamo di difesa contro il free riding, contro l'atteggiamento opportunistico degli stati, per usare un termine tipico degli economisti, ma si viola anche quella che è un minimo di concorrenza che sia fair, che non sia sleale. Altra cosa, va introdotto e secondo me costituzionalizzato la possibilità di esproprio dei diritti di proprietà intellettuale. Ma insomma, com'è possibile che è possibile espropriare una casa? E qui mi assumo, mi richiamo a tutte queste asimmetrie di cui parlava anche Ugo Mattei, ma che diventano poi particolarmente forti quando si parla della conoscenza. Perché tenete presente che noi accettiamo che quando si deve costruire una strada, un'autostrada, si deve fare un bene comune, sarà una strada, un parco, che ne so, una, cioè, noi possiamo espropriare. Ma notate bene che dopo questo, la casa, che poteva essere una casa carina, oltre che cara a qualcuno, non c'è più. E c'è invece la strada. Quando noi espropriamo invece una conoscenza, ma siccome questo è falsamente un diritto di proprietà, la conoscenza resta anche alla persona che è stato espropriato. Quello che lui non ha più è il diritto di impedire a altri di usare questa conoscenza. Quindi quello che succede è che si determina tutto un insieme di nuove opportunità per quelle persone che non detenevano quel tipo di diritto, di privativa, e poi si determina anche per il monopolista stesso, che si trova dopo l'esproprio con dei soldi in più e concorrenza in più, un incentivo a investire e quindi a produrre più conoscenza. Quindi non solo la conoscenza c'è, ma se ne produce di più, mentre la casa non c'è più. Ora, data questa simmetria, è paradossale che è così difficile una sospensiva per quelli che sono i diritti di proprietà intellettuale sui vaccini e invece è possibile farlo per una casa. Dovrebbe essere esattamente il contrario, e questo ci dovrebbe essere una costituzionalizzazione di questo fatto, è un modo semplice per fare sì che quando un diritto di proprietà intellettuale ha un blocco, che è un blocco non soltanto economico, ma sulle libertà altrui, sui diritti fondamentali altrui, a questo punto deve intervenire un tribunale e deve essere in grado di sospenderlo. Quindi quello che volevo dire è che, in conclusione, che vi ringrazio perché il contributo di Rodotà è stato molto importante, io ho imparato molto sia da Ugo Mattei che da Luigi Ferraiolo e sono stato veramente molto contento di rivederli in questa occasione. Ok, questo è tutto. Grazie Ugo. Chiara Giorgi. Sì, grazie anche da parte mia. Dunque, io direi che, insomma, avevo pensato di cominciare con una cosa banale che però dico, e cioè che Stefano, insomma, mi manca, ci manca molto, soprattutto anche in questi due anni che abbiamo attraversato. E però voglio rifarmi alla sua lezione, a partire soprattutto da quanto è emerso durante questo anno e mezzo, durante la pandemia.
Io non so, Stefano, giustamente è stato detto che Gaetano, Stefano aveva un pensiero sempre, era imprevedibile, aveva un pensiero aperto all'imprevisto anche, però io credo che Stefano, almeno questa è la mia interpretazione, sarebbe stato in prima linea per rilanciare i principi di uguaglianza e libertà che si sono mostrati inscindibili in questo periodo e per rimettere, direi, al centro della politica il benessere delle persone, i loro bisogni concreti in termini non solo di salute, ma soprattutto di salute, ma anche di tutela del reddito, di istruzione e di altro. Insomma, quelle istanze di uguaglianza sostanziale e per rimettere anche al centro, rimettere in primo piano la centralità della riproduzione e della cura, della riproduzione sociale. E anche, io credo, per rimettere al centro un'espansione delle istituzioni e dei servizi collettivi di welfare. Io credo che Stefano si sarebbe speso per difendere, questo ci tengo a dirlo, ma anche rinnovare un servizio sanitario pubblico, universale, egualitario, senza discriminazione, e anche per rilanciare una nuova stagione di diritti sociali, facendone anche l'oggetto, come era suo uso, di una nuova combinazione di lotte, di mobilitazioni. E questo credo lo desumo anche per quello che lui pensava, almeno così credo, dell'articolo 32 nel suo doppio profilo, cioè un impegno pubblico nella realizzazione di strutture sanitarie a carattere universale e una tutela della salute, una promozione della salute come diritto sociale fondamentale dell'individuo e anche interesse della collettività. E anche appunto un diritto a essere curati, quindi un diritto a prestazioni positive nei confronti dei pubblici poteri. E questo in fondo, poi la lezione dell'articolo 32, anche nella lettura di Stefano, era quanto si configurò nel 78 con l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Io credo, anche tenendo conto dell'altro aspetto, scusate, dell'articolo 32, cioè la priorità riservata al diritto all'autodeterminazione individuale. Io credo che il diritto alla salute, quindi sempre in una dimensione individuale e relazionale, Stefano l'avrebbe letto anche nella direzione di un diritto che costringeva a scelte politiche, perché poi questo era anche il senso, che potessero coinvolgere tutta la popolazione, che potessero investire la natura della democrazia e l'intero assetto sociale del paese. Da Stefano io ci ho pensato e credo di aver appreso la centralità di una cultura politica incentrata sulla trasformazione complessiva delle relazioni umane. Ho appreso la visione di una democrazia dinamica e conflittuale, la necessità di riconoscere e soddisfare i bisogni vecchi e nuovi, il valore profondo della solidarietà e della dignità sociale e soprattutto questo nesso costitutivo tra uguaglianza e libertà. E da Stefano ho preso anche una nozione processuale del cambiamento reale che si radica nell'immanenza dell'alternativa alle lotte del presente e alle trasformazioni che queste producono sulla società e sui suoi attori. Io credo che Stefano avesse quella stessa vocazione costituente di cui lui scrisse a proposito dell'Elio Basso, che lo portava sempre a questa interpretazione del diritto in grado di adattare la norma giuridica alle esigenze collettive che si manifestavano nel contesto sociale. Credo che Stefano, anzi sono sicura, credeva profondamente nella possibilità di trasformare questo mondo, non tanto a partire da un'istanza puramente volontarista, ma dalle potenzialità anche dei conflitti, dall'agire dei soggetti stessi, delle persone. E non a caso io direi che nella sua lezione il diritto e il terreno costituzionale sono sempre stati dei laboratori irrinunciabili e dei strumenti irrinunciabili, un diritto che lui ci ha insegnato a essere sempre a contatto con la realtà, con il suo stato materiale, con i soggetti in carne e ossa, un diritto sempre immerso nella processualità della storia. Stefano aveva tante volte colto i rischi e molto prima di quanto appunto molti l'avessero fatto, presenti nei processi di deregolamentazione e di privatizzazione della produzione del diritto, e al tempo stesso del diritto coglieva un ruolo fondamentale e in relazione anche a una dimensione di agita conflittualità, sempre a contatto quindi e in ordine a situazioni concrete. Al tempo stesso io credo che anche gli stessi diritti fondamentali in Stefano erano sempre collegati a soggetti plurali e alla materialità delle loro vite.
andando oltre, come è stato detto, a qualsiasi dicotomia anche, soprattutto tra sfera pubblica e sfera privata. E nei suoi continui inviti che negli ultimi anni faceva alla ricostituzionalizzazione dell'Europa, nei suoi appelli alla necessità di una politica costituzionale volta a rafforzare il sistema di tutele e di garanzie, volta a dare attuazione a diritti costituzionalmente garantiti, il protagonismo della politica non è mai venuto meno. Anzi, da Stefano ha preso una politica intesa in senso arentiano, come ambito in cui si realizza la natura umana, come attività relazionale dell'agire, appunto come vita attiva. La sua, come diceva Giacomo, è stata una ricerca vastissima che ha dissodato terreni inediti, passando dalla critica della proprietà, la critica della logica appropriativa, alla critica del modello antropologico dell'individualismo proprietario, all'indagine continua, senza sosta, dell'umano sull'umano, spaziando sempre verso nuove frontiere, concentrandosi sempre su problemi nuovi e poco battuti, la rete, la privacy, il biodiritto, la bioetica e gli stessi beni comuni, naturalmente. Solidarietà, laicità, costituzionalismo democratico, costituzionalismo dei bisogni, costituzionalismo globale, dignità umana e sociale, diritto d'amore, sono soltanto alcuni, i più importanti, ma insomma alcuni dei concetti chiave della sua vastissima ricerca. E ogni volta, questo mi è capitato di scriverlo, ma lo ridico oggi, che penso a Stefano, mi vengono in mente moltissime immagini di suoi discorsi, ovviamente dei suoi libri, delle sue parole, ma anche immagini di istituzioni, di piazze, e ogni volta c'è un timbro di un pensiero critico, imprevedibile appunto, di un'originalità, di un coraggio, di una cura e di una curiosità creativa. Come ricordò nel 2017 Gaetano Azzariti, Stefano era un uomo di frontiera, di confine, scrisse Gaetano, al confine tra diritto privato e diritto costituzionale, al confine tra diritto e politica, tra ricerca intellettuale e impegno altamente democratico, al confine tra Italia e Europa, tra istituzioni e movimenti. Ed è proprio lì, effettivamente, dal confine in cui lui era, che si colgono, si coglie una realtà più ricca, più articolata, e si coglie questo nesso profondo tra uguaglianza e libertà, tra res pubblica e res privata, tra dentro e fuori, tra ordine materiale ma anche ordine simbolico. Io credo che la sua, almeno per me, è stata una lezione importante, e lo sia stata anche per gli storici soprattutto delle istituzioni, ma non solo, perché penso che molte delle cose che io ho appreso, per esempio sugli anni 70, di cui non si finisce mai di parlare, vengono molto da Stefano Rodotà. Perché Stefano diede un'interpretazione, fu tra i primi, molto innovativa degli anni 70, e credo che lì ci sia una lezione ancora molto utile per l'oggi, per questo lo dico. Scrisse Stefano questa frase che appunto mi torna in mente sempre: negli anni 70 si diede un addensamento di atti riformatori che non è una poesia, ma perché veramente per me è scolpita nella mia memoria, che non ha paragoni nel resto della storia della Repubblica. Io credo che Stefano ci ha fatto, anche agli storici soprattutto, ma non solo, scoprire la grande novità degli anni 70, in cui si diede quel legame che prima ricordava anche Gaetano tra istituzioni e società, tra movimenti e istituzioni, in cui, come ricordava anche Elena, nacquero esperienze di welfare nuove, perché fondate su forme di coproduzione dei servizi, perché mettevano in discussione la distinzione tra gli utenti e gli erogatori, tra i gestori e i destinatari. E quindi anche in questo, perché quella visione ha anche aperto a nuove prospettive di welfare, di cui anch'io mi occupo. Ecco, io credo che la sua è stata sempre una lettura con un rigore intellettuale e un afflato politico e civile importantissimo, e al contempo con un fortissimo intreccio di saperi. Se uno va sulla rete trova questa sua lezione bellissima che fece su Foucault, tanto per dirne una, eppure Stefano non era un filosofo, ma tanto per dire, a proposito di intrecci di sapere. Io credo che tutto questo resta un punto di riferimento importantissimo, soprattutto, tanto più rispetto a istanze trasformative del presente, e rispetto quindi anche a questa capacità progettuale di pensare in grande e di guardare al futuro. Grazie.
Grazie Chiara, chiedo scusa se prima credo di aver disturbato un po', io pensavo che fosse il collegamento di Chiara difettoso, invece era il mio di ricezione. Vi chiedo scusa. Gabriella Bonacchi ha chiesto di parlare. Grazie, grazie Franco, io sarò proprio brevissima e vorrei cominciare intanto disubbidendo un po' come tutti all'invito di Gaetano Azzariti, no? Il quale ci aveva invitato a non porci questo, diciamo, ovvio interrogativo su cosa avrebbe detto Rodotà oggi su uno qualsiasi, no, dei problemi che ci angustiano. Però io devo proprio pormi questo interrogativo a proposito di questo tanto deprecato e controverso decreto Zan. Perché mi è venuto in mente, a proposito dell'intervento pesante del Vaticano sulla proibizione all'organizzazione di una giornata in tutte le scuole dedicata all'approfondimento, insomma, relativo ai temi lotta contro l'odio, homo, trans, insomma, tutte queste cose qua su cui non posso soffermarmi nel dettaglio, perché mi è tornato in mente uno dei motivi perché restava alla base del gruppo che all'epoca abbiamo costituito di studio sulla bioetica, a cui insomma abbiamo poi fatto molte cose, molti convegni, ci sono anche dei libri e dei volumi che testimoniano questo lavoro intenso di ricerca, perché all'epoca mi è proprio tornato in mente perché era uguale. C'è stato un intervento molto pesante dell'arcivescovo di Torino all'epoca, adesso è emerito, ma all'epoca era in piena carica, l'arcivescovo Poletto, che intervenne criticando e chiedendo la cancellazione di una presa di posizione del Consiglio Comunale di Torino a favore dell'autodeterminazione. La Conferenza Episcopale Italiana e, come dire, nella veste poi anche di questo dell'arcivescovo Poletto, si fece viva dicendo che l'autodeterminazione era un concetto morale che non poteva essere oggetto di un dispositivo legale. Ecco. La cosa che divertiva molto, molto Stefano era esplorare proprio questi terreni in cui si arrestano i confini definiti, no? Cioè il giuridico, il filosofico, l'ecclesiastico, lo storico. E il rapporto fra anima e corpo ovviamente è uno di questi terreni su cui l'umanità si è esercitata nei secoli a stabilire dei confini molto precisi e ogni volta poi bisogna ricominciare da capo perché questi confini si fanno più incerti. Ridevamo sempre con Stefano nel raccontare uno dei, diciamo, dei punti di partenza della costituzione di questo gruppo sulla bioetica era stata la lettura che abbiamo fatto collettivamente di un saggio di Hilary Putnam uscito sulla rivista Il Mulino, che è uscito nel 1994 sulla rivista Il Mulino. In questo saggio scriveva Putnam che ai filosofi piacciono le argomentazioni a priori che implicano conclusioni etiche. Una delle ragioni per cui tali argomentazioni sono invariabilmente insoddisfacenti è che finiscono sempre per provare troppo. Quando un filosofo risolve per noi un problema etico, si ha sempre l'impressione di avere chiesto un gettone per la metropolitana e di aver ricevuto invece un biglietto valido per una corsa sulla prima astronave passeggeri interplanetaria. E Stefano aggiungeva, commentando questa osservazione di Patna, qualora sugli stessi nodi problematici ci capiti invece di interrogare i giuristi, avviene l'esatto contrario. I giuristi ci consegnano in genere solo biglietti per la metropolitana.
Certo, la metropolitana è infinitamente più utile delle astronavi interstellari, ma il problema è che i biglietti che ci fornisce il giurista sono già stati utilizzati da altri passeggeri. Ecco. Un po' il punto, i nodi che noi tentavamo di affrontare, io da femminista storica ovviamente ero interessatissima all'abbattimento della barriera pubblico-privato e quindi mettere sotto il fuoco del pubblico cose così private come la malattia, la morte, le trasformazioni corporali, mi sembrava il completamento del programma di Virginia Woolf, no? Parlare di cose di cui le donne non debbano più vergognarsi, non debbano più arrossire, cioè rendere pubblicamente rilevanti tutte le questioni relative al privato. Su questa strada abbiamo poi fatto tante cose, costruito una banca dati sulla bioetica, riconosciuta di interesse internazionale dal Karolinska Institute di Stoccolma, insomma tantissime cose. Però la cosa che era più viva, più interessante, era proprio il lavorio intorno alle questioni e, come dire, che rendevano possibile l'abbattimento della rigidità dei campi studiati e elaborati dai giuristi e la vaghezza invece degli altri campi normalmente lasciati nelle mani dell'etica, della filosofia e così via. Cioè la interconnessione tra questi due campi della riflessione, che derivava anche dall'insistenza estrema con cui Stefano metteva sul tema della persona, cioè la sua critica all'individualismo era impegnato sulla ricchezza, sull'invito a esplorare la ricchezza della persona, e in questo, perché la persona ha una dimensione relazionale che l'individuo non conosce, ed è su questa dimensione relazionale, secondo Stefano, si era costituita la grande ricchezza della Costituzione italiana. La sua, la sua utopia era di costituzionalizzare appunto i diritti e i doveri della persona proprio negli ambiti più personali e più sensibili, come il corpo, la malattia, le decisioni relative alla vita e alla morte. Ecco, questo tipo di ricchezza mi sembra ormai sempre più assente nella discussione italiana. Cioè, mi sembra che siamo ritornati ad ognuno a chi può, chi ha voglia, no? A coltivare i propri terreni e i ponti, i continui transiti possibili tra tutti questi terreni di indagine, non c'è più nessuno che si assuma la voglia, il desiderio e l'incarico di attraversare. Grazie Gabriella. Ha chiesto di parlare Giulio De Petra. Vai Giulio. Sì, grazie moltissimo, è stato interessantissimo ascoltare. Io mi permetto di intervenire e vi ringrazio per l'invito, anche se non sono un giurista, non sono un filosofo, però volevo aggiungere una piccola tessera a queste cose, le tante cose dette di Stefano. Io sono uno che lavora con le tecnologie digitali, le ha progettate, le ha realizzate, ed è in relazione a questa esperienza professionale che ho conosciuto Stefano. E insieme ad altri avevamo fondato un'associazione che avevamo chiamato Informatica per la Democrazia, no? Era l'epoca di Psichiatria Democratica, e Stefano adottò questa associazione, e non solo per generosità, perché ci fornì gli strumenti culturali per farci capire che l'ambito professionale in cui lavoravamo era un terreno di iniziativa politica, ma perché ci usò tutte le cose. Si è stato ricordato da Giacomo Maramao che Stefano è stato un grande pensatore del pensiero tecnologico moderno,
E Stefano però le cose che scrisse, che elaborò, le scrisse, le elaborò a partire da una conoscenza diretta delle cose di cui scriveva. Era di una curiosità estrema sui meccanismi di funzionamento delle tecnologie digitali. Mi verrebbe da dire il contrario di molti che oggi su questi temi scrivono tanti libri. È stato detto, ad esempio, è stato citato come esempio di questa sua capacità di analisi il libro Tecnopolitica del 97, quindi del secolo scorso. Bene, io ho riletto recentemente alcuni capitoli di Tecnopolitica. Se si rilegge quel libro, si capisce molto di più di quello che sta capitando nel Movimento 5 Stelle che non leggendo gli articoli di raffinati politologi. E sarebbe estremamente utile, sarebbe, e sentiamo tutti la mancanza di un pensiero così autorevole sulla trasformazione tecnologica, perché il pensiero di Stefano sulla trasformazione digitale era un pensiero critico. E la mancanza di un pensiero critico sulla trasformazione digitale è oggi un elemento di debolezza del nostro campo, parlo del nostro campo, nel momento in cui, per esempio, tutte le pagine del PNRR trasudano retorica digitale, assunta come un bene in sé. Nello stesso tempo, e questo è curioso, in Europa si scrivono Digital Service Act o documenti sulla le caratteristiche etiche dell'intelligenza artificiale. Beh, io credo che Stefano su queste cose oggi si sarebbe occupato, per esempio, della diffusione già operante delle armi autonome, più che delle prescrizioni etiche relative all'intelligenza artificiale. O anche, e questo è stato ricordato prima, il suo impegno per un accesso comune a internet, forse oggi Stefano si sarebbe impegnato di più per il diritto alla disconnessione che non per il diritto alla connessione. Come si colloca il tema dei beni comuni dentro il contesto e il terreno della trasformazione digitale, quindi di Stefano come pensatore del pensiero tecnologico? È un tema, questo, dei beni comuni, che si addensa intorno a quella che è la ricchezza principale dei meccanismi di produzione digitale. Questa ricchezza straordinaria, di enorme diffusione, che è alla base di tutti i processi di valorizzazione e di creazione di ricchezza oggi, sono i dati digitali. Si tratta di beni immateriali, ma molto reali, non virtuali, per i quali, se ci fosse, chiederei a Stefano, ma chiedo a voi che ne proseguite come il lavoro, quali sono le categorie che possono essere utilizzate per considerare i dati digitali non genericamente come bene comune, ma per definire quelli che sono i diritti di accesso, di conoscibilità, di utilizzabilità. Ecco, questi sono necessità, diciamo, di chi lavora su questi temi. Pensate che ovviamente non si tratta solo dei dati individuali, dei dati relativi agli individui raccolti dai grandi monopolisti digitali, su cui Stefano già in Tecnopolitica aveva scritto cose molto preveggenti sui meccanismi di profilazione. Si tratta anche dei dati sui territori, dei dati delle comunità, per esempio, che vengono raccolti dai 1000 sensori che sono oggi distribuiti nei territori chiamati da quella retorica digitale smart cities, smart country, eccetera, eccetera. Dati digitali che sono tra l'altro caratterizzati
da una nativa disponibilità e non scarsità, rispetto ai quali è forse possibile utilizzare la stessa formulazione che Stefano utilizzò rispetto alla conoscenza disponibile sulla rete. Stefano scrisse: le leggi del capitale generano e costruiscono una scarsità artificiale laddove c'è ricchezza naturale. Sarebbe tanto più urgente questa dotazione a poter disporre di strumenti giuridici adeguati proprio nel momento in cui, appunto, nei prossimi 5 anni le risorse del PNR porteranno a un ulteriore estremo accrescimento della quantità e dell'ampiezza di questi dati digitali. Vorrei chiudere ricordando un'altra delle grandi qualità di Stefano e per segnalare un tema a cui lui avrebbe dedicato grande attenzione. Stefano ha costruito la legislazione sulla privacy, ma non ha fatto solo questo. Ha anche costruito l'autorità di garanzia per la privacy, insieme a Giovanni Buttarelli, che su questo con lui ha collaborato molto, molto attivamente. E costruire un organismo di quel tipo da zero è qualcosa che ha degli effetti positivi negli anni per la qualità con cui è stata costruita. E oggi il funzionamento del garante della privacy, il suo buon funzionamento, deve molto al modo in cui Stefano e Buttarelli hanno costruito questo organismo dal nulla. Ecco, recentemente il garante della privacy, non so quale articolazione del garante, ma ha osato mettere sotto l'ente di ingrandimento un qualcosa che è un perno della narrazione della modernità digitale, la famosa app Io, che sarebbe la app attraverso la quale tutti i cittadini italiani dovrebbero poter accedere ai servizi digitali, cosa in sé assolutamente priva di valore in sé, nel senso che non è un miglioramento del servizio il fatto di poter accedere al servizio da un'app. Bene, il garante, siccome le app oggi vengono costruite non scrivendo codice, ma assemblando pezzi di codice comprati altrove, alcuni pezzi di questo codice con cui è stata costruita questa app, Io, l'app del governo italiano, alcuni pezzi di questo codice avevano una particolarità tecnica che non dava garanzie rispetto all'accessibilità ai dati raccolti dall'app Io da soggetti che possono essere in altri paesi, in altre nazioni. Ecco. Il garante per la privacy ha osato mettere questa cosa sotto la lente di ingrandimento, si è scatenata una quasi unanime coro di critiche a questo garante che rallentava il progresso tecnologico, produceva burocratizzazione laddove ci serviva velocità, eccetera, eccetera. Ecco, lo racconto semplicemente perché la vostra attenzione a queste questioni è una cosa importante, perché altrimenti non se ne occupa nessuno. Grazie Giulio, credo che tu abbia aperto delle piste interessanti di lavoro molto concreto e pratico. Per quanto ci riguarda, siamo disponibili davvero a collaborare con il CRS e con la scuola digitale che tu dirigi per continuare sull'insegnamento di Stefano a occuparci di queste cose. Cari amici, è stato un lungo pomeriggio, abbiamo cominciato puntualmente alle 4, sono quasi 3 ore di questo nostro confronto, io devo davvero ringraziarvi e per chiudere, non volendo aggiungere
nulla di mio e men che meno una interpretazione di ciò che avrebbe detto Stéphane Rollotin, mi limito ad una citazione. Una citazione che traggo dal libro di cui abbiamo più volte oggi fatto cenno, Il terribile diritto, nella edizione ultima del 2013. E siccome si tratta della introduzione, è a quella data che risale questa citazione. Conclude Stéphane la sua introduzione. All'ipotesi totalizzante di chi ritiene che intorno a una forma storica della proprietà, quella individuale, si sia realizzata la fine della storia, deve essere contrapposta una strategia istituzionale che dia voce a tutti gli attori sociali che la vicenda storica chiama di volta in volta al proscenio. Senza furori ideologici, ma con la ricchezza di strumenti che il giurista deve essere capace di indicare quando identifica una molteplicità di interessi in concorrenza o in conflitto. A me pare una conclusione della bella introduzione di Stéphane al suo libro, che nasce nel 1981, ma che si arricchisce di tutto l'ultimo capitolo sui beni comuni, credo che sia una citazione molto appropriata anche per il confronto e per il dibattito che abbiamo fatto oggi e che si è incentrato inizialmente sulla diversità di impostazione tra Luigi Ferraioli e Ugo Mattei. Grazie mille a tutti, buona serata. Alla prossima. Arrivederci. Ciao, arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.